Mercoledì 26 ottobre, buongiorno dagli studi di Telequattro, benvenuti al consueto appuntamento con Svedia Trieste, come sempre in questa prima mezz'ora, situazione meteorologica, rassegna stampa, collegamento con la sala operativa della Polizia Locale per conoscere le criticità eventuali del traffico oggi a Trieste. Dopodiché dalle 7.30 spazio ai nostri ospiti, nella prima parte fino alle 9 sarà con noi Giorgio Marchesic, leader indipendentista, mentre dalle 9 alle 10.30 il capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale Paolo Polidori. Come sempre, telefonate in diretta da casa con le vostre domande, le vostre osservazioni allo 040 313 993 con la consueta raccomandazione di abbassare il volume della vostra televisione prima di chiamarci. Allora, iniziamo a guardare intanto il sito dell'OSMER per vedere cosa si prevede per oggi per quanto riguarda il meteo. Al mattino miglioramento rispetto alla pioggia di stanotte con cielo in prevalenza nuvoloso. In giornata avremo variabilità con maggiori schiarite sulla fascia orientale. Soffierà bora moderata, a tratti anche sostenuta sulla costa. Nel pomeriggio sarà ancora possibile qualche locale rovescio. Prime pagine dei quotidiani di oggi. Il piccolo Mattarella, l'ora della riconciliazione. Oggi il presidente a Trieste, Gorizia e Doberdò, omaggio a tutti i caduti. Al centro pagina una foto della Riviera Barcolana con la voce della Luna, attesa infinita per appunto una nuova gestione, in quanto è stata contestata l'aggiudicazione già avvenuta. C'è la società che è arrivata a seconda nella gara, ha presentato un ricorso e quindi i tempi si allungano. Subito sotto la testata, crack cooperative operaie in cinque verso il processo, depositate le richieste di rinvio a giudizio per Marchetti, Della Valle e tre sindaci. Più sotto lo scandalo, gli operai delle case Ater dicono lavori fatti alla Carlona, mentre sulla destra lo schianto di Barcola, il ragazzo, uno studente è morto, era tra appunto i sei feriti dell'auto che ha avuto l'incidente davanti praticamente al Circolo Saturnio all'incrocio con Via Boveto. Poi sulla sinistra politica il dopovoto nel Friuli Venezia Giulia, il PD processa l'era Grimm e prepara la successione. E ancora più sotto due commenti che troveremo all'interno del giornale. Uno riguarda la regione, l'Aula approva la mini manovra da 104 milioni, mentre sul referendum Sergio Bartole come districarsi tra le ragioni del sì e del no. Sulla destra Balcani, un'onorificenza per il colpevole del massacro di Srebrenica. E ancora andiamo a fondo pagina. Fumetti, intervista disegnatore Goriziano, Lucca Comics celebra il Topolino di Casti. E ancora il calcio, Serie D, 7 vittorie e un pari e già Unione Record. Questa è la prima pagina piccolo ancora sopra la testata, banche, piano di risanamento, Monte dei Paschi, 2600 esuberi da chiudere, 500 filiali. Vediamo rapidamente quella del Messaggero Veneto, il PD regionale alla resa dei conti, acque agitate dopo i risultati negativi nel voto comunale di domenica. Subito sopra, Watford, inchiesta inglese sui Pozzo, il Telegraph parla di false garanzie bancarie nell'acquisizione del club. E ancora, sempre per quanto riguarda Pozzo, l'altra indagine, trattativa con il fisco per far cadere le accuse penali. Mentre sulla destra il calcio, Palermo-Udinese con Badù e Anghella in arrivo forze fresche. Scendiamo rapidamente a centro pagina, protezione civile, la spuntano i sindaci ribelli, fondi anche ai comuni fuori dalle unioni territoriali. Sulla sinistra emergenza migranti, Renzi, l'Europa ci aiuti o metto il veto sul bilancio. Mentre ancora sulla destra le cronache friulane, un artigiano di Talmassons trovato morto in un burrone e ancora malattia allo stronca a 35 anni, rallisti in lutto per Pascoli. E infine la corsa presentata a Milano, il giro torna ancora in Friuli, la novità dell'edizione 2017 sarà l'arrivo a Piancavallo. Questa è la prima pagina del Messaggero Veneto, qualche istante di pubblicità, torniamo subito con voi. Eccoci nuovamente in diretta con Svedia Trieste. Continuiamo a vedere ancora un attimo le prime pagine dei giornali. Ci manca quella del Corriere della Sera, nelle tre che ogni mattina prendiamo in considerazione. Quindi eccola qui: Europa, Renzi pronto al veto.
Il caso il Premier all'Unione Europea sui aiuti sui migranti o blocchiamo il bilancio? Non cambio la legge di stabilità. La lettera di Bruxelles sulla manovra distanzia rispetto agli impegni presi. Più sopra, taglio degli stipendi, passa il rinvio i 5 Stelle e Gentaglia in Parlamento. Questo sulla proposta appunto di legge dei 5 Stelle di tagliare gli stipendi dei parlamentari e appunto dall'Aula è stato deciso di rimandare questo disegno di legge in Commissione. Sempre nell'ambito di questo voto, ieri c'era Grillo anche in aula, ma da spettatore ovviamente, ma in piazza la folla che si aspettava non c'era. Mentre per quanto riguarda il nuovo statuto, sempre dei 5 Stelle, Casaleggio chiede il voto agli iscritti. Sulla destra, sempre migranti nel paese della protesta, sulle barricate antiprofughi, manteniamo Goro pulita. Appunto, qui è quello che è successo a Gorino, in provincia di Ferrara, vicino a Goro, dove i residenti sono scesi in piazza a protestare e sono riusciti ad ottenere di non ospitare migranti nella loro località. Andiamo ancora alle misure per quanto riguarda la legge di stabilità. In pensione prima solo sopra 730 euro l'anticipo pensionistico per chi ha un reddito lordo superiore ai 730 euro al mese ai dipendenti pubblici. Inoltre il TFR non sarà dato subito ma soltanto al raggiungimento dell'età della pensione. Queste alcune delle anticipazioni per quanto riguarda la legge di stabilità per il prossimo anno. Qui sotto la foto della segretaria di Caprotti che nel testamento, il quale nel testamento ha lasciato alla sua, appunto, alla sua collaboratrice 75 milioni di euro, cioè la metà di quanto era presente sui suoi conti correnti. E ancora a fondo pagina le ceneri dei cari mai in casa o disperse. Documento del Vaticano sulla cremazione, i resti vanno sempre sepolti in un cimitero. E ancora per quanto riguarda lo scandalo Mose a Venezia, Giovanni Mazzacurati, ex presidente del consorzio Mose, indagato e arrestato per turbativa d'asta e ora in California in attesa del processo, chiede ancora 1 milione di euro alla società. Mentre sulla destra, Aldo Cazzullo, il nuovo film di visioni sullo sbarco di Pif. La guerra in Sicilia fu feroce, ma non come nel tuo film. E mancano le stragi degli americani. Pierangelo Buttafuoco e Pif discutono sulla pellicola, sullo sbarco dello sbarco di luglio 1943, appunto degli americani in Sicilia. Questa è la prima pagina del Corriere, allora torniamo al piccolo di Trieste e iniziamo come sempre a sfogliare il nostro quotidiano locale. La visita di oggi di Mattarella a Trieste e a Gorizia per celebrare la riconciliazione. Omaggio insieme all'omologo sloveno Pacor ai morti sull'Isonzo a 100 anni dalla Grande Guerra. Il benvenuto di Romoli, la città è orgogliosa di questo evento, esponiamo tutti i tricolori. Il Presidente della Repubblica sarà prima qui a Trieste alle 10, ve lo ricordo, in Piazza Unità, parteciperà al solenne alzabandiera e subito dopo si recherà nel capoluogo isontino. Andiamo al fondo, arriva il grande giorno di Doberdò, il sindaco Vizintin, tutto pronto, un'ora prima sarà inaugurato il monumento, perché appunto il Capo dello Stato si recherà da Trieste a Gorizia e anche a Doberdò. Sempre a Gorizia, bandierine per 600 alunni, accoglieremo il presidente Mattarella in una città imbandierata, l'aveva promesso Ettore Romoli, il sindaco appunto di Gorizia, mentre qui a Trieste un nuovo invito da parte degli esuli nei confronti del presidente della Repubblica per conoscere il destino dei deportati alla fine della seconda guerra mondiale, da queste terre, l'ha ricordato anche ieri mattina qui a Svevia Trieste, Rodolfo Ziberna, consigliere regionale di Forza Italia, che ha sottolineato un'iniziativa che
che hanno attuato in particolare a Gorizia con i manifesti affissi con una richiesta appunto al presidente Mattarella di, sulla scia un po' di verità per Giulio Regeni, anche verità per gli infoibati o comunque per i deportati alla fine del secondo conflitto mondiale. Andiamo alla pagina successiva, elezioni in Friuli, Venezia Giulia, il day after, il PD tramortito dal KO, processa l'era Grim, la segretaria regionale già in bilico a giugno, rischia di perdere il posto in pole position per la successione, il sindaco di Palmanova Martinez. All'indomani della debacle si cercano spiegazioni ai colpevoli, mentre continua il silenzio sia della governatrice che di Ettore Rosato. E qui due commenti da parte di due iscritti al PD di correnti diverse. Renziano dice, Paolo Coppola, abbiamo sbagliato tutti, stop all'infinita lotta interna. Mentre Carlo Pegorer, schierato con Bersani, dice serve un netto cambio di rotta, incide anche il clima nazionale. E a fondo pagina invece Serracchiani duella con De Mita, botta e risposta serata a Gradisca di Sonzo sul referendum costituzionale. L'ironia dell'ex premier, dirò al tuo capo che mi ha rottamato le stesse identiche cose. Mentre la battuta della vice di Renzi, di Deborah Serracchiani, almeno in televisione saprà arginarla, Mentana saprà arginarla. Poi, ancora situazione politica regionale, il voto fa decollare il candidato forzista. Gli azzurri si confermano il primo partito di centrodestra, salgono le azioni di Riccardi, vittorioso nella sua Codroipo. Il capogruppo regionale si rafforza nella sfida per la leadership, ma in campo restano Fedriga, Tondo e l'outsider Bini. Andiamo ancora avanti, sempre la regione, ma parliamo della variazione di bilancio. Approvati 104 milioni per gli investimenti. Il fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese incassa 17 milioni. Polemica sui 488 mila euro per i richiedenti asilo. E poi qui sono l'assessore Maria Grazia Santoro, che vede assegnato al suo assessorato un quarto di questo riparto economico destinato alle infrastrutture, poi Torrenti che vede destinate a Villa Luisa e a Villa Manin 3 milioni e mezzo di euro, Fedriga che attacca il presidente Serracchiani dicendo che dà 2.000 euro ai comuni per ogni clandestino che viene ospitato e la presidente che replica una miserevole speculazione assegnate risorse per i concittadini. Mentre a fondo pagina la protezione civile vince la disfida delle UTI. La protesta di una ventina di sindaci in piazza Oberdan cambia i criteri di assegnazione di 3,8 milioni. E qui l'assessore Panontina, che ha la delega appunto anche alla protezione civile, si è ritrovato al centro di un acceso confronto, mentre Riccardo Riccardi dice eliminate le distinzioni con un voto trasversale. Andiamo alla pagina successiva, siamo alla pagina 7, dedicata alla politica nazionale, al governo, all'economia, manovra, i richiami dell'Unione Europea. Ministro Padoan che dice non cambiamo la lettera della Commissione Europea, ci sono differenze rispetto agli impegni presi. Tra le novità, bonus di 1.000 euro per le neomamme e 800 euro per gli asili. Sulla destra invece una notizia che riguarda l'economia, agosto record per fatturato e ordini nell'industria. Pagina successiva, la politica, il Parlamento, stop al taglio degli stipendi, la rabbia del Movimento 5 Stelle contro il PD, rinviata in commissione la proposta di legge sull'indennità di deputati e senatori, pentastellati e sinistra attaccano i Dem, Renzi dice non vogliamo fare giochetti. Poi al centro pagina un caso, tanti frigoriferi in strada, che strano, il sindaco di Roma Raggi si chiede perché, ironie sulla rete, a questa domanda, a questa perplessità della sindaco di Roma, la rete dice è un complotto, fa un'ipotesi così un po' ironica.
È ancora a fondo pagina, opere pubbliche, Fuxas, basta lavorare a Roma. L'architetto, troppi 18 anni per la nuvola. Sabato l'inaugurazione. Quindi Massimiliano Fuxas dice: non lavorerò più per il Comune di Roma. Abbiamo pronto il collegamento con la sala operativa della Polizia Locale. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, tutti i Buongiorno, Tenente De telespettatori. Grassi. Buongiorno. Cosa ci La dice? sento pianissimo oggi. Alzo la voce, io cerco di urlare per Bene, far. bene, ecco, già meglio. Ok. Allora, vi faccio un... Adesso mi sento forte io. Vabbè. Allora, notte trascorsa tranquillamente, passiamo subito alla giornata odierna. È previsto l'arrivo del Presidente della Repubblica in occasione del 62esimo anniversario di ritorno di Trieste all'Italia. Ricordo la chiusura delle rive cittadine tra Piazza Tommaseo e la via Mercato Vecchio, la chiusura anche della via San Carlo dalle 9.30 circa alle 10.30 circa. L'alzabandiera si terrà alle 10, in più questa sera avremo anche la maina bandiera alle 17, per l'altra è prevista la presenza del Presidente della Repubblica, per la maina ci saranno meno, probabilmente non verrà neanche se non per pochi minuti chiuse le rive. Attenzione, in zona via San Carlo ci sono degli sgombri anche sui divieti. Alle 11, ricordo ancora l'inaugurazione dell'anno accademico presso l'Università di Via Valerio, potrebbero esserci anche là dei rallentamenti visto l'afflusso di personalità. Ricordo ancora per questa mattina c'è un restringimento di carreggiata, praticamente una corsia transennata sotto un palazzo che si trova all'intersezione tra Corso Cavour e Piazza Libertà. È interdetto tutta la corsia, tutto il perimetro tra Cavour e Ghega di questo palazzo per cadute intonaci, i vigili del fuoco hanno disposto in tale senso. Per il resto non abbiamo particolari interventi in atto e la giornata forse si presenta un po' migliore di quella di ieri. Per il resto avrei concluso. Bene, grazie allora Tenente per queste informazioni, ci aggiorniamo in un collegamento successivo, intanto buona giornata e buon lavoro. Sì, buona giornata. Non mi trovate a me però perché devo andare a fare questa bandiera. Capisco, vabbè, troveremo un suo collega, grazie ancora, Buon arrivederci, lavoro, buongiorno. risentirci. Bene, torniamo ancora per un poco meno di 10 minuti alla lettura del nostro quotidiano, siamo arrivati a pagina 10, emergenza arrivi, scontro nel Ferrarese, vincono le barricate, spostati i profughi, gli abitanti di Gorino insorgono per il sequestro di un ostello, 12 donne provenienti dall'Africa dirottate in altre sedi. Il prefetto di Ferrara si arrende, il comune di Goro non è più in agenda, ma saranno necessarie altre requisizioni. Ci sono continui sbarchi. Mentre i residenti del paese immerso nel delta del Po, ci chiamano razzisti, dicono, ma non siamo quello che dicono. Ieri i negozi chiusi, i bimbi a casa da scuola, fermi anche i pescatori. E per quanto riguarda Schengen, Bruxelles controlli ancora per 3 mesi. Bruxelles raccomanda di mantenere i controlli già in atto alle frontiere interne di Austria, Germania, Svezia, Norvegia e Danimarca per altri 3 mesi. Abbiamo una chiara priorità, dice il commissario dell'Unione Europea Dimitris Avramopoulos, salvaguardare Schengen e tornare al suo normale funzionamento, avverte. Nei mesi passati abbiamo fatto importanti passi per affrontare le carenze ai confini esterni, condizione base per il pieno ripristino dell'area Schengen, ma ancora non ci siamo. Per questo la Unione Europea raccomanda di mantenere per un periodo strettamente limitato i controlli ad alcune frontiere, appunto, interne all'Unione Europea, interne all'area Schengen. Pagina successiva, Renzi minaccia l'Unione Europea, aiuti sui migranti o veto sul bilancio. Ministro Alfano, quella dei blocchi stradali non è l'Italia. Lega all'attacco, inneggia alla resistenza dei cittadini. Il Presidente del Consiglio dice che l'accoglienza andava gestita meglio, ma il paese che conosco io, quando ci sono 11 donne e 8 bambini, si fa in quattro per risolvere il problema. E mentre un sindaco leghista del Cilento invita, vengano da noi, sono pronto ad aiutare le donne respinte dal comune di Goro.
Per quanto riguarda le notizie dell'organismo internazionale delle Nazioni Unite, per quanto riguarda i migranti nel Mediterraneo, 3.740 morti e dispersi, sale il bilancio delle vittime appunto nel Mediterraneo nel 2016 e questo dato si appresta a rientrare nel Guinness dei primati per il maggior numero di sempre. E ancora a Calais, 4.000 fuori dalla giungla, tra virgolette, all'interno restano migliaia di duri, molti vogliono raggiungere l'Inghilterra, questo a seguito dello sgombero deciso dalle autorità francesi. Arriviamo alla pagina dedicata ai Balcani, il criminale di guerra Karadzic premiato dal Parlamento, l'attestato di apprezzamento consegnato a Banja Luka della Repubblica Srpska ha scatenato polemiche dell'Unione Europea e del mondo politico locale. Il diploma è stato ritirato dalla figlia Sonia che ricopre la carica di vicepresidente dell'Assemblea dei Serbi di Bosnia. Mentre per quanto riguarda le presidenziali, in Austria Hofer invoca Dio sui manifesti, l'ira delle chiese, che Dio mi aiuti, questo è uno slogan che appunto Hofer ha scritto sui suoi manifesti, ma questo evidentemente ha provocato l'opposizione delle varie confessioni. Sarajevo elegge Clinton presidente degli Stati Uniti, la capitale bosniaca, teatro di due manifestazioni sul voto negli States, sfida tra fan di Hillary e di Trump. Pagina successiva dedicata all'Istria, Quarnero e Dalmazia, il giallo dei 10 busti degli antifascisti incappucciati di notte. Blitz nel parco Tito di Pola, i portuali dicono installazione artistica, il sindaco Miletic ordina trovate subito il colpevole. Mentre sulla destra Marina di Rovigno si rifà il look e diventa approdo a 5 ancore. Che è appunto la classifica delle varie marine in giro per il mondo. Pagina successiva, il Vaticano sdogana la cremazione, varate le linee guida, ma le ceneri del defunto non potranno essere disperse, no anche alle urne in casa, ammessi solo i luoghi sacri. A Firenze invece ieri una scossa di terremoto di 3,9 della scala Richter, nessun danno, mentre a Livorno spariti dal museo quattro dipinti d'autore. E a Roma invece scoperta maxi rete di pedofili, 7 arresti e 45.000 affiliati. In tutto il mondo, 100.000 discussioni su tematiche pedofile, 400.000 link che portavano a video o foto con bambini abusati, 5.000 delle quali caricate o scaricate in Italia. Era una vera e propria organizzazione criminale internazionale dedita alla produzione e alla divulgazione di materiale pedopornografico, quella smantellata dalla polizia italiana. Un'indagine partita 3 anni fa, partita appunto dall'altra parte del mondo, che ha portato all'arresto di 7 persone nei confronti delle quali per la prima volta in Italia è scattata l'ipotesi di associazione a delinquere come previsto dalla legge 172 del 2012. Mentre al comune di Sulmona, 42 dipendenti denunciati e 46 dipendenti denunciati per assenteismo. Ancora la pagina successiva, arriviamo all'inchiesta sul CAC Cooperative Operaie, processo ai dirigenti, l'ex presidente Marchetti e l'ex direttore generale della Valle sotto accusa per falso in bilancio e distrazione. Nei guai anche i 3 sindaci Pobega, Seriau e Raffaelli, depositate dai PM Frezza e Tripani alla cancelleria del GIP e ai difensori le richieste di rinvio a giudizio. Mentre il presunto uomo ombra, come lo definisce il piccolo, cioè Augusto Seghene, verso l'archiviazione. Sono gli stessi PM a chiedere questo provvedimento nei suoi confronti. Per quanto riguarda invece i soci delle Coop, aspettiamo ancora i rimborsi. La portavoce del comitato di tutela dice che nessuno di noi riesce a saperne qualcosa. Comunicazioni assenti, al momento non è chiaro se ci siano state o meno altre cessioni. E ancora, in una sede offerta dal Comune in via Malcanton, il giovedì dalle 9.30 alle 18 è attivo un infopoint per appunto, i soci delle ex cooperative operaie che volessero avere informazioni.
Qui il piccolo poi ricorda tutta la vicenda, la scossa della procura ad un'impresa morente. La magistratura teneva d'occhio i conti da ben prima del commissariamento. I punti vendita dell'intera regione sono oramai passati ad altre proprietà. Andiamo alla pagina successiva dedicata all'economia. Il piano industriale di Monte dei Paschi prevede 2.600 esuberi. I numeri varati nella notte, presentati da analisti e sindacati, prevedono un aumento di capitale da 5 miliardi e la chiusura di 500 filiali entro il 2019. E ancora, abbiamo visto prima, lascia 75 milioni alla sua segretaria, il lascito del patron di Esselunga, Caprotti, ai 5 nipoti vanno 15 milioni a testa. Bene, 7.30 trascorse, mi fermo per qualche istante di pubblicità e poi rientriamo con il nostro primo ospite Giorgio Marchesi, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio con Svedia Trieste, dove è venuta Giorgio Marchesic, leader indipendentista e portavoce della Federazione per l'indipendenza del territorio libero di Trieste. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori, grazie. Allora, 26 ottobre, siamo arrivati a questa data che vede oggi, come preannunciato, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima a Trieste alle 10 per l'Isolino Alzabandiera, poi a Gorizia e a Oberdò. Data significativa perché sappiamo appunto si celebra il ritorno di Trieste all'Italia, quindi anche la fine del territorio libero di Trieste. Voi siete usciti e il piccolo dà ampio spazio a pagina 26 della cronaca cittadina ai manifesti che appunto avete affisso in vista di questa data, in vista anche della presenza del capo dello Stato, e il titolo è Scontro sui manifesti col lutto cittadino. Come viene però questa vostra iniziativa, come prevedibile, ha dato adito a tante polemiche. Prima qualcuno si è chiesto se la fissione era regolare e in effetti è stato verificato che è stato rispettato quello che è il regolamento comunale per la fissione, sono stati pagati i diritti e quindi il timbro di Esatto, la società che gestisce gli spazi appunto per le fissioni, è regolare, quindi i manifesti hanno pieno titolo per essere affissi, però comunque Fratelli d'Italia con Claudio Giacomelli dice troviamo vergognose le affissioni e procederemo con un esposto per violazione dell'articolo 291 del codice penale che prevede il reato di vilipendio alla nazione. Allora, andiamo con ordine. La ringrazio di tutte queste domande. C'è molta carne sul fuoco questa mattina. Innanzitutto voglio ricordare ai gentili telespettatori o chi ne fosse interessato che noi alle 9.30 in Piazza Sant'Antonio, noi della Federazione per l'indipendenza del territorio di Trieste, faremo una contromanifestazione alla visita del Presidente dello Stato occupatore italiano che viene appunto per l'Elsa Bandiera in Piazza Grande, impropriamente definita Piazza Unità. Quindi noi invitiamo, io invito in questo momento i cittadini che sono davanti agli schermi di Tele4, se sono interessati, di partecipare numerosi per, diciamo così, manifestare il loro dissenso in questa nefasta data. Quello che volevo, sì, sul discorso lei ha detto che finiva il territorio libero di Trieste con il 26 ottobre 1954, non è assolutamente vero perché giuridicamente il territorio libero di Trieste è tuttora de iure, quindi giuridicamente in essere. Purtroppo de facto siamo occupati dall'Italia che non rispetta gli accordi internazionali che lei stessa, che essa stessa aveva sottoscritto. Poi per quanto riguarda le eventuali denunce o esposti alla procura, vorrei ricordare all'avvocato Claudio Giacomelli che lui non è parimeso, cioè nel senso che non ha la verità incarnata addosso. Noi, questo è eventualmente, i reati, fortunatamente i reati di opinione non sono più perseguibili per legge italiana. Noi esprimiamo una nostra opinione, lui può fare tutti gli esposti che desidera, però io inviterei, innanzitutto lo ringrazio perché grazie all'avvocato Claudio Giacomelli ci è stato dato questo risalto, questi manifesti, perché se probabilmente lui non avesse avuto questa presa di posizione nei nostri confronti, probabilmente nessuno si sarebbe nemmeno accorto dei manifesti. Quindi lo ringraziamo pubblicamente e lo ringrazio personalmente. Poi l'avvocato Claudio Giacomelli, che ripeto non è perimeso, cioè non è tutto quello che dice è orgogliato, sia ben chiaro, dovrebbe anche fare
le denunce a chi dal 1952, non dico dal 47, ma dal 1952 non rispetta la legge 3054 del 25 novembre che prevede appunto la costituzione del territorio di Trieste. Inoltre voglio dire all'avvocato Giacomelli che in questa città ci sono altri problemi, invece di fare gli esposti contro i nostri manifesti, laddove appunto indichiamo come 26 ottobre una data di lutto cittadino. Bisognerebbe denunciare, diciamo, il cavaliere Arvedi che inquina Servole e tutta la città con la sua farriera, con l'aria a caldo, no? E praticamente è anche un suo impegno politico che si è preso durante la campagna elettorale con tutto il centrodestra. Quindi un'altra denuncia che dovrebbe fare. Poi dovrebbe denunciare chi non mantiene sempre gli accordi elettorali fatti con i cittadini che riguardano appunto gli extracomunitari, gli immigrati o i clandestini che dir si voglia, che continuano nuovamente, diciamo, a imperversare sulle rive i famosi parcheggiatori abusivi. L'avvocato Claudio Giacomelli dovrebbe anche intervenire laddove qualcuno della polizia locale non rispetta il suo regolamento. Dovrebbe preoccuparsi di tante tante altre cose che purtroppo non si preoccupa, nonostante prima della campagna elettorale sono stati degli impegni che lui aveva preso con tutto il centrodestra nei confronti dei cittadini. Pertanto lo ringrazio, come ho detto prima, perché se non avesse fatto il suo intervento con questo esposto della Procura, probabilmente i nostri manifesti sarebbero andati in secondo ordine. E voglio nuovamente ricordare che noi indipendentisti, quelli autentici, quelli storici, quelli che hanno dato vita alla Federazione per l'indipendenza del territorio di Trieste, oggi alle 9.30 si troveranno in piazza Sant'Antonio per manifestare contro la visita del presidente dello Stato occupatore Mattarella per l'alzo bandiera in Piazza Grande. Abbiamo un telespettatore in linea, pronto? Buongiorno. Buongiorno. Prego, signora. Allora, volevo segnalare che in Piazza della Borsa, sulla sede del territorio libero di Trieste, di Giurastante, se non sbaglio, c'è uno striscione, o almeno c'era qualche giorno fa, con la scritta "Alleati tornate", bandiera americana, eccetera, scritta in inglese che così non si capisca proprio perfettamente per chi non sa le lingue. Comunque, "Alleati tornate". Siccome mi sembra che siamo già abbastanza schiavi dell'America, volevo sapere da Markisic che cosa ne pensa di questo striscione. Grazie. Grazie a lei, buona giornata. Sì, la ringrazio per la domanda. Io ovviamente non sono d'accordo sul discorso "Alleati tornate", probabilmente è una provocazione. Noi siamo, probabilmente lo striscione è stato messo fuori dalla sede di Giurastante per ricordare che gli alleati comunque dovevano garantire come super partes l'indipendenza del territorio di Trieste. Ma oggi, siccome a livello internazionale la situazione è cambiata notevolmente, soprattutto dopo il crollo del muro di Berlino, quindi siamo nuovamente, sembrava che la guerra fredda fosse finita, ormai siamo nuovamente, dopo 20 anni, nuovamente in guerra, nella cosiddetta guerra fredda. Quindi oggi, a nostro avviso, gli unici che potrebbero essere interessati a Trieste, al suo porto e alla sua internazionalità è la Russia di Vladimir Putin. Per cui, al di là, non vorrei sempre essere ripetitivo, ma al di là, diciamo che la nostra indipendenza è sacrosanta, e chiunque ne fosse interessato sarebbe o è meglio il benvenuto. Però a nostro avviso, come indipendentisti storici, crediamo che se qualcuno può riaprire alle Nazioni Unite, più che riaprire, riscrivere all'ordine del giorno la nomina del governatore del territorio di Trieste, è proprio la Russia di Putin, in quanto oggi ha contro sia l'Unione Europea sia gli Stati Uniti, come abbiamo visto le ultime vicissitudini della Turchia, della Siria, chi più ne ha più ne mette. Insomma, la realtà internazionale della politica internazionale è sotto gli occhi di tutti. Quindi gli unici che potrebbero, ripeto, riaprire il problema a livello internazionale è la Russia. Quindi noi, al di là degli alleati, che se
Credo sia un discorso superato anche perché sappiamo benissimo che l'Italia praticamente è un satellite degli Stati Uniti d'America, quindi non crediamo che gli Stati Uniti, al di là che vinca Trump o Clinton, interessi questo problema. No? Gli americani si sono già lavati le mani come Ponzio Pilato molti anni fa. La signora citava, la telespettatrice citava appunto la sede del movimento di Giurastante di Paolo Parovel, sui manifesti c'è scritto Federazione dei Movimenti Indipendentisti per il Territorio Libero, lei è portavoce, quindi sì. La federazione avete ritrovato una sorta di unità operativa, sì, perché noi, gli intenti meno male sono quelli. Spiego subito, noi dopo le elezioni del fallimento elettorale, non politico, elettorale delle elezioni del 5 giugno, ci siamo incontrati con le varie realtà indipendentiste che ovviamente si erano presentate alle elezioni, quindi però il Giurastante lo hanno sempre detto a chiare lettere che a loro non interessava le elezioni italiane, sotto un certo profilo forse hanno anche ragione, visto e considerato che le elezioni sono state praticamente abbiamo subito dei brogli, ma ovviamente questo non vuol dire che noi siamo contro le elezioni, ci vorrebbe magari l'intervento di della Procura della Repubblica, invitiamo appunto anche l'avvocato Giacomelli a intervenire sui brogli elettorali se ritiene opportuno. Noi ci siamo incontrati tutta l'estate in occasione appunto della manifestazione del 15 settembre, che poi ha avuto un successo insperato, visto e considerato di come si erano messe ultimamente le cose, e abbiamo dato vita a questa federazione degli indipendentisti. Ovviamente questa federazione degli indipendentisti per il momento ha aderito Trieste Asburgica e gli italiani del territorio di Trieste di Luca Chiavegati, che mi sembra abbia proprio candidato con Fratelli d'Italia alle ultime elezioni, però anche lui si è reso conto che ormai l'Italia è un'espressione geografica, come diceva il Metternich, adesso diciamo come sigle siamo in tre, ma le sigle non sono vincolanti, non hanno un'importanza determinante per questa federazione, perché in questa federazione ci sono diverse persone deluse di altri due, tre raggruppamenti che si sono costituiti dopo la scissione con Piazza della Borsa, se così vogliamo definirla, no? Quindi oggi fortunatamente qualcuno si è accorto che sono stati presi in giro e vogliono portare avanti la battaglia per l'indipendenza del territorio di Trieste sotto la federazione appunto del TLT, STO, FTT, insomma. Abbiamo un altro telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno Bruno qua. Buongiorno Bruno. Ecco, volevo dirvi, no, per quel che riguarda qua adesso la polemica dei manifesti e roba del genere, no? Allora la prassi è questa, no? Quando che al di là dei problemi economici che avemo, roba del genere, allora cosa si fa? Si crea il nemico, allora si butta in politica, allora viene fuori a strumentalizzazioni politiche, dite sono italiani, sono contro l'Italia, quell'altro slovense, contro sloveni, eccetera. Qua sotto l'Austria, per tornare al punto di partenza, era una convivenza tra le varie etnie, perché era il porto dell'impero, viveva perché c'è l'economia, eccetera. Dopodiché il confine orientale, vedi l'Italia, vedi si è fatto delle strumentalizzazioni politiche e per interessi politici delle varie nazioni che si intorno, e si è strumentalizzato, si è messo la gente un contro l'altro. Adesso veniamo qua del territorio di Trieste, qua non si tratta di essere italiani o di non essere italiani, di essere sloveni o no, qua siamo a Remengo, qua siamo in miseria, Trieste va a Remengo, qua si mangeremo un con l'altro, qua siamo ai confini dell'impero, non siamo più il porto dell'impero, siamo ai confini dell'impero e qua siamo in miseria e andiamo sempre peso, dopo che ha fatto la regione Friuli Venezia Giulia, peso ancora di quel, e qua noi siamo amministrati dall'Italia, abbiamo le leggi, quelle che le leggi che c'è, ora noi dobbiamo difendersi, dobbiamo utilizzare quelle leggi che le c'è nel contesto internazionale per pararsi il fondo schiena, perché sennò qua andremo a coltivare patate. Quindi il discorso è questo, quando si tratta di essere italiani contro italiani, eccetera.
Ognuno qua, le popolazioni qua al confine orientale, come tutti nei confini, le vie strumentalizzate, un zucca di qua, quell'altro zucca di là. Ma il popolo non ha bisogno di sta roba qua, il popolo ha bisogno di mangiare, e se c'è lavoro, vivi tutti serenamente. Ora volevo dirgli al signor Marchesi, è giusto quel che dici lei, no? Adesso lei la dice Putin, avevo detto anche me, quell'altro. Ora qua adesso bisogna muoversi, lei l'aveva utilizzato la quella e siamo il cavallo di Troia, allora facciamo le elezioni. Lei la sa benissimo che tutti questi partiti politici qua sono illegittimi. Allora non si può andare avanti su questa strada, qua adesso tutti i vari movimenti politici, volenti o nolenti, si è costretti a fare una massa critica per vedere di sfrondare sta roba. Il territorio libero di il territorio di Trieste viene fuori adesso perché praticamente è stato ignorato come le foibe, come altri problemi, e quindi la gente giovane qua non sa le potenzialità che ha Trieste. Come quando, torno a dire, non si tratta di essere non italiani, non sloveni, no croati, no quel, oppure metto un dito nell'occhio, ti quella, ecco, qua si tratta di cooperare per il bene di Trieste. E quindi qua tutti questi movimenti che c'è qua, fai una delegazione a de Putin, fai ricevere de Putin, Putin se è caldo, la Putin vuoi i mari caldi, e allora che vieni qua, Putin fa il Porto Nuovo, non la pescheria, Venezia a noi ne frega come che ne ha sempre fregato. Dell'altra parte della Lega Nord del Veneto, le potenzialità economiche, qua andremo in porto e noleggerà Sandolini. Quindi tutti questi movimenti, il cavallo di Troia ormai non c'entra, l'Italia qua non si può con le elezioni, bisogna muoversi in altre maniere e purtroppo bisogna far massa critica per vedere se si può, se no noi qua il futuro di Trieste come di tutta l'Italia, perché ne butterà fuori anche dell'Europa, andremo remengo, punto, grazie. Grazie, grazie signor Bruno, buona giornata. Sì, condivido al 100% quello che ha detto il signor Bruno, solo ci sono alcune, a mio avviso, piccole osservazioni. Beh, innanzitutto come territorio libero di Trieste noi siamo fuori dalla UE, quindi non c'entriamo con la UE, ecco perché Putin potrebbe anche essere interessato al porto di Trieste, oltre che è escluso attualmente dal Mediterraneo come Russia. Però il cavallo di Troia che io speravo nello scatto d'orgoglio di quel 50% di cittadini di Trieste che non è andato a votare e che purtroppo non ha fatto la differenza. Quello che volevo dire è non ci sono strade diciamo, che si possono percorrere se non quelle delle elezioni, anche se illegittime. Perché solamente attraverso delle elezioni più o meno democratiche e civili, visto che mi sono detto che noi abbiamo subito dei brogli, per farci contare. Noi abbiamo mandato centinaia di lettere a Vladimir Putin, siamo andati in ambasciata russa, qualcuno è andato a Roma, io sono andato invece a Lubiana, all'ambasciata russa. Tutti quanti ci danno ragione, tutti quanti ci vogliono bene, tutti quanti ci stringono la mano e ci danno delle pacche sulle spalle, ma tutti quanti vogliono sapere quanti effettivamente a Trieste vogliono l'indipendenza del territorio di Trieste, perché giuridicamente il territorio di Trieste è tuttora vigente. E le elezioni erano un momento per contarsi. Purtroppo abbiamo sbagliato tutti, forse io in primis, a non avere avuto quella capacità di riunire tutti i gruppi indipendentisti presenti sul territorio, escluso ovviamente il signor Parovel e il signor Giurastante, perché loro si sono sempre espressi contro le elezioni, le ho detto prima, ma non ho nessuna difficoltà a rivederlo adesso, e forse visto i brogli che ci sono stati hanno anche avuto ragione, però abbiamo anche visto che tutte le denunce che si sono fatte, tutte le firme che sono state raccolte, mi riferisco alle denunce contro Equitalia, alle denunce per avere riconosciuto l'anno del servizio militare,
tantissime denunce sono state fatte, non hanno prodotto assolutamente nulla. E degli 8.000 o ipotetici 8.000 che hanno manifestato il 15 ottobre del 2013, ora diversa gente, appunto per tutte queste circostanze e conseguenze, si sono raffreddati e allontanati dalla lotta, lotta nel senso pacifico e gandiano, non voglio usare le parole, sennò poi Perry Mason, alias Cleo Giacomelli mi querela, sempre diciamo battaglie pacifiche, gandiane, democratiche, civili, non hanno prodotto nulla, no? Cioè, nel senso che se si abbandona la lotta, oggi noi alle 9.30 saremo in Piazza Sant'Antonio, voglio vedere quante persone saranno lì presenti, anche come diciamo testimonianza che non accettiamo questa situazione, ma ovviamente la nostra manifestazione per l'indipendenza del territorio di Trieste contro l'occupazione italiana è anche rivolta a quei comitati che sono stati praticamente, fra virgolette, imbrogliati dal centrodestra sulla chiusura del Ferriere di Servola. La nostra amministrazione è anche aperta agli ecologisti, ambientalisti, agli animalisti, ai federalisti, agli autonomisti, anche ai signori delle COP che ancora non hanno ottenuto i rimborsi. Cioè, noi facciamo le manifestazioni non solamente per un preciso scopo che è ovviamente quello prioritario, ma anche per dare voce a tutti i cittadini che in qualche misura, in qualche maniera sono stati fregati dalle istituzioni italiane, no? E un'altra cosa che ci tengo a sottolineare, che forse il signor Bruno, ma probabilmente non solamente il signor Bruno, ma forse mi esprimo male io, noi non siamo un movimento etnico, diciamo italiani, sloveni. Il discorso di Luca Chiavegatti, che ha costituito l'Italia del TLT, è per rafforzare questa volontà, diciamo, di libertà, questa voglia, diciamo, di legittimità e di legalità. Ma noi non abbiamo mai fatto un discorso etnico, noi parliamo di cittadini del territorio Liguri di Trieste, quindi italiani, sloveni, triestini, istriani, serbi, ebrei. E chi più ne ha, scusatemi sempre questa frase fatta, più ne metta. Noi non facciamo un discorso etnico, no? Noi vogliamo semplicemente che le leggi internazionali, che sono leggi dello Stato italiano, no? Legge 3054 del 25 novembre del 52, venga rispettata. Tutto qui. Perché se l'Italia, come parlavo prima con il dottor Scaramucci, si fosse comportata bene a Trieste dopo il 26 ottobre del 54 e avesse mantenuto quello che ha sottoscritto anche col memorandum di Londra, probabilmente oggi io questa mattina sarei a pescare o a divertirmi in altre parti invece di essere qui a denunciare una situazione che purtroppo è insostenibile, insopportabile, perché siamo vessati dalle stesse istituzioni. Allora, abbiamo un telespettatore in attesa, poi le volevo fare una domanda. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, suo ospite. Prego. Bisogna spiegare bene le cose. Noi, come anche il Trentino Alto Adige, abbiamo dei regolamenti che derivano dal trattato di pace. E la frase che c'è scritta in Piazza della Borsa di far ritornare gli alleati, si intende che gli alleati sono quelli che hanno fatto firmare il trattato di pace all'Italia perdente. Quindi quella frase lì significa che bisogna ritornare al momento in cui c'è stata l'assegnazione dell'amministrazione dagli alleati, quindi quelli che del famoso fino al 54, al governo italiano. Perché questo? Perché ovviamente, come si sente, il governo italiano sembra che abbia utilizzato questa sua prerogativa per mal governare il nostro territorio, basta vedere la situazione che ci siamo. Quindi bisogna spiegarlo bene il discorso, non è che lì si vuole che venga gli Stati Uniti, eccetera, si vuole ritornare al riassegnamento del gestore. In più volevo dire che il presentarsi alle elezioni con quella figura non ha fatto altro che portare del male al discorso, perché la gente si è raffreddata, perché ha visto che dei rappresentanti che non avevano la forza e la capacità di sostenere questo scontro, e quindi c'è stata una poca partecipazione.
In effetti, con questa cosa che avete un po' distrutto tutti quei 8.000 che un paio d'anni fa si erano praticamente coalizzati su questo problema. Bisogna pensare a quello che si fa. Grazie. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Io direi, prima di replicare a questo telespettatore, pubblicità. Andiamo in pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in studio, sempre in compagnia di Giorgio Markesic, leader indipendentista e portavoce della Federazione delle associazioni che si battono per il ripristino, anzi per l'indipendenza del territorio libero di Trieste. Allora, c'era da rispondere all'ultimo telespettatore che ha chiamato prima della pubblicità, ma ne abbiamo già un altro in attesa, per cui non facciamolo attendere troppo. Pronto, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno al suo ospite. Prego. Buongiorno. Suo ospite, che partito, differenze, suo nome? Abbiamo detto Giorgio Markesic, portavoce della Federazione per il Territorio Libero di Trieste. Sì. Volevo solo dire una cosa. Voi parlate molto così, no? Molto, facile, no? Ma lì per caso, scusi un attimo, posso parlare in diretta così dialoghiamo un attimo? Sta già parlando, la stiamo ascoltando. Sì. No, giusto mi rispondo però in diretta, senza mi staccare il telefono. Ma per caso tutte quelle anime che sono morte per l'Italia, no? Ok? Lei si è mai pensato a queste cose qua? O non andate a vedere la Regione Puglia cosa significa essere italiani? È inutile i diritti ci sono, ma prima vengono i doveri, ok? Se voi la vedete un po' così, non so, troppo facile. Il discorso non è Trieste, solo Trieste. Il discorso è Italia completa, non è Trieste. Questa è la risposta a lei. E volevo rispondere anche a Bertoli, signor Bertoli, visto che mi ha parlato dei nostri idee. Volevo solo dire una cosa, giusto perché lo sappi, no? Che nessuno, io non sono dei 5 Stelle, né delle 7 Lune, io semplicemente ho detto una cosa, semplicemente. Se l'ha capita bene, forse è difficile capirla, no? Che invece di mantenere un Mussolini, ne manteniamo tre. Ecco, questo è proprio breve, corta. Il nostro popolo sovrano, ok? Perché le tasse le paghiamo noi, fino a prova contraria. Grazie. Se mi vuole rispondere alla sua domanda adesso... Sì, va bene, resti l'ascolto alla televisione perché non posso tenere in linea perché devo lasciare spazio anche ad altre telefonate, quindi la prego comunque di riagganciare. Giorgio Markesic adesso sì, commenterà quanto lei ha proposto come tema. Sì, con molta tranquillità. Innanzitutto vanno rispettati tutti i morti di tutte le guerre e indistintamente perché sono morti o sono stati sacrificati. Dai morti di Re di Puglia ai morti austro-ungarici, come sempre tutti i morti vanno rispettati, sia ben chiaro. Ma io sono anche convinto, siccome fortunatamente oggi con i media la storia non è più un tabù, cioè la storia la riusciamo ad apprendere anche da più realtà, da vari storici e non solamente da una parte, perché sappiamo benissimo che la storia italiana è un falso, no? Perché tutti quanti sanno che sia nella prima guerra mondiale che nella seconda guerra mondiale l'Italia ha tradito prima l'Austria-Ungheria nel 1915 e poi nel 1943 la Germania. Quindi l'Italia ha sempre tradito nella sua storia gli alleati, no? Per mettersi sempre con il vincitore, no? Questa è la storia. Poi ovviamente chi ci ha creduto ed è morto fa parte purtroppo delle guerre che sicuramente non le ho innescate io o gli indipendentisti del TLT. Ma sono convinto che anche i morti del 52 del novembre del 53, pardon, perché ci sono appunto testi che parlano molto chiaramente, ci sono state delle autopsie, c'era Gladio che organizzava le manifestazioni per i tenere di Trieste, ma anche quei 6 morti, tra parentesi uno proprio è stato ucciso Zavadini in piazza Sant'Antonio, era iscritto al fronte per l'indipendenza e era semplicemente andato a vedere
le manifestazioni ed è stato ucciso e oggi si lo ricorda come un martire per i tenenti di Trieste. Ma sono stati sacrificati quelle persone, ma anche se fossero morte per l'italianità di Trieste, non sono morte per questa Italia. Come ho già detto prima, se l'Italia Trieste si fosse comportata come doveva comportarsi e avesse amministrato bene questa città, i suoi cantieri, il suo porto, le sue industrie, probabilmente oggi io non sarei qui a rivendicare l'indipendenza. Poi è vero che l'Italia non è solamente Trieste, ma infatti Trieste non è Italia perché è territorio libero di Trieste, in virtù dell'articolo 21 del Trattato di Pace, tuttora vigente. Un altro telespettatore, pronto, buongiorno. Prima, voglio contrastare un attimo. No, però io non... Ma gli stati, è solo l'Italia che è canaglia? O forse le si è dimenticato un qualcosa nella sua lista? Non si parla dell'Inghilterra, della Francia. Parliamo della Prima Guerra Mondiale? Ok? Non mi viene a raccontare fiabette, perché le fiabette non, cioè, non è così proprio, o no? O l'Italia che è sempre carogna? Diciamola così, proprio a carogna, ok? No? Risponda. Ma guardi, l'Italia era alleata con l'Austria-Ungheria, no? Questo tutti quanti lo sanno. La guerra inizia nel 14, dopo un anno di guerra l'Italia tradisce l'Austria-Ungheria. Questo le risulta o no? Può anche essere, ma no, no, è così. Allora, se anche di fronte all'evidenza dei fatti. Ma il discorso, chi ha vinto la guerra? Chi ha vinto la guerra? Chi ma l'Italia era ma a difendere la minoranza? Ma l'Italia non ha vinto mai niente, dai. Non desidero dibattiti in diretta a botta risposta. Scusi un attimo, quando una guerra finisce, no? I trattati si devono rispettati, ok? Se no chiedo alla regia di chiudere il telefono. Va bene, ok, allora risponda alla domanda, perché è tanto facile parlare, perché lui che dice sempre l'Italia, carogna, le carogne si va anche a... Io non ho detto che l'Italia... Okay. No, non mi metta per cortesia... parole in bocca che non ho detto. Io ho detto che l'Italia ha tradito sia la Prima Guerra Mondiale che la Seconda. Questa è storia, non lo dico io da indipendentista, questa è la storia. Poi potremmo anche parlare sul mercenario Garibaldi, sulle spedizioni di Mille e quant'altro, perché oggi fruttantemente con i network che abbiamo a disposizione, con i media che abbiamo a disposizione, la storia non è solamente praticamente quella che ci insegnano forzatamente a scuola. Questo è importante capire e comprendere, insomma, no? TLT, non vi sembra che da parte di tante persone ci sia così un po' l'apprensione, il grande punto interrogativo che significa sì, ok, bella idea, però dopo Trieste da sola, con quali risorse va avanti? Chi paga gli stipendi di tutti quelli che oggi sono pagati, tutti gli statali, la sanità, le forze di polizia, eccetera? Cioè, forse... servirebbe una maggiore copertura economica, agli elettori di quella che poi il dopo, no? La ringrazio per questa domanda. Solamente il porto di Trieste fattura oggi, che non lavora, parliamoci caro, che non lavora, lavora a ritmi ridotti, fattura 750 milioni di euro all'anno che gli dà lo Stato italiano. Questa sarebbe la copertura solamente per la sanità, no? Ma ovviamente come praticamente girare in città a Trieste con le Ferrari invece di andare a fare praticamente la Formula 1, cioè un gran premio, la ringrazio, un gran premio. Cioè, noi oggi siamo tutti limitati, soprattutto con il porto, e non voglio sempre ribadire questo, il concetto che abbiamo i fondali più profondi di tutto l'Adriatico, che abbiamo, no? Questa cosa è risaputa, ma è giusto ricordarlo, oltre ai trattati internazionali, allegato ottavo del Trattato di Pace, che prevede appunto non il porto franco, ma non i punti franchi, ma il porto franco, quindi le merci a 360 gradi, dall'A alla Z, esentasse estero per estero. Però già oggi, come stanno le cose, 750 milioni si fattura, incassa il porto di Trieste, e le dà al governo diciamo colonialista romano, e quindi avremo la copertura economica per quanto riguarda la sanità, perché la sanità costa attualmente milione più, milione meno questa cifra. Poi
abbiamo la possibilità dei pensionati. Sappiamo benissimo, ogni giorno sui programmi nazionali vediamo che i pensionati italiani, ma anche triestini, emigrano in altri stati per non pagare le tasse diciamo, sulle pensioni. Pensioni che ovviamente non sono regalate, ma sono dovute, perché il regime pensionistico funziona che il lavoratore gli viene restituito l'80% dei contributi che nell'arco della sua vita lavorativa ha versato a lui o comunque il suo datore di lavoro. Quindi noi a Trieste abbiamo il 37%, ripeto, il 37% di pensionati. Quindi l'Italia, già così come stanno le cose, solamente rispettando quello che essa ha firmato, quindi trattati internazionali, dovrebbe versare ai pensionati di Trieste, della zona A, del TLT, le pensioni detassate. Quindi già lì avremo subito un volano per rilanciare l'economia cittadina, perché sappiamo benissimo che oggi i giovani fino a un certo punto rimangono a casa con i genitori fino a 35-40 anni e non si sposano, ma non perché non vogliono avere figli, non fanno famiglia perché non ci sono i soldi, questa è la verità. Quindi già subito con quello che versa praticamente il porto a Roma, con l'oleodotto idem. I soldi dell'oleodotto per il passaggio nel comune di San Dorligo per le comuni di Trieste non rimane qui niente. Quindi anche sull'oleodotto potremo chiaramente ottenere dei rimborsi economici, ma poi ci sono tantissime iniziative che oggi purtroppo dobbiamo rinunciare perché siamo colonizzati, senza parlare di ripristinare i cantieri, perché vediamo che nel 66 ci hanno quel famigerato piano CIPE rapinato la cantieristica giuliana. Oggi la cantieristica giuliana è a Monfalcone, in altri porti, in altri cantieri italiani. Quindi abbiamo delle possibilità innumerevoli. Basta appunto che la gente incominci un attimino a ribellarsi e vada a votare, perché io non conosco altre strade. Lo dicevo prima, abbiamo visto tutte le denunce a livello internazionale, passando per Bruxelles, non servono a nulla, la gente vuole vedere, cioè in questo caso le nazioni che ci stanno osservando con molto interesse, appunto perché siamo ancora giuridicamente un territorio extra italiano, anche se siamo purtroppo occupati dall'Italia, e così vale anche per la zona B, sia ben chiaro, io non sono per arbitrati città-stato, io sono per il territorio di Trieste, come è previsto dal trattato di pace, da San Giovanni di Duino a Cittanova, dal fiume Quito al fiume Timavo, sia ben chiaro, no? Quindi se sono a Trieste parlo della zona A, ma se fossi in zona B, come che adesso stiamo per aprire una sede a Capodistria per l'indipendenza anche della zona B, quando andremo lì a fare le conferenze stampa parleremo come parliamo qui, stessa cosa, cioè non è che noi rinunciamo a qualcosa, perché i nostri diritti sono sacrosanti anche se sono puntualmente violati, per cui ritorni economici a Trieste ne abbiamo a bizzeffe, molteplici, basta appunto che la gente decida una volta per tutte di dare la fiducia ai movimenti indipendentisti o in questo caso alla federazione, perché torno a ribadire, io non conosco altre strade se non quelle delle elezioni, il famoso cavallo di Troia, perché come tutti quanti sanno non abbiamo avuto un successo, ma mi assumo anche io le responsabilità che non sono stato capace di riunire tutte le forze, ma credetemi, non ho avuto nemmeno praticamente la collaborazione di altri gruppi. Tutta l'estate abbiamo discusso per questa federazione, e nonostante tutta l'estate, dopo le elezioni, che si è discusso, che si è programmato, che si è organizzato, che si è cancellato, riscritto lo statuto, qualcuno ha tirato come sempre, diciamo, il pacco, per non dire qualcos'altro. Abbiamo un telespettatore in attesa già da qualche minuto. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Mico, ho sentito l'ultima telefonata del telespettatore che a mio avviso, secondo quanto ho capito della storia di Trieste dell'Italia, poco il conosci. Noi abbiamo capito che l'Italia ha comunque voluto intervenire per conquistare terre non sue,
già dal 1866, perché nel 1866 si era alleato con la Prussia, la quale ha combattuto contro l'Austria. L'Italia si era alleato, ha perso a Lissa, ha perso anche l'esercito suo e ha acquisito le terre del Friuli solamente perché la Prussia ha vinto contro l'Austria. Quindi l'Italia si era messo col più forte. La stessa cosa, come diceva Markesitz, nel 15 ha aspettato di mettersi con i più forti, aspettato un anno benissimo, aspettato tranquillamente facendo accordi segreti con l'Inghilterra per acquistare, conquistare e depredare tutte le industrie di Trieste che l'Italia in quel momento non aveva. No, perché Trieste era una città industriale che faceva gola all'Italia, che lei era in drio con tutte le industrie, con tutte le tecnologie. E dopo, naturalmente, quando è arrivata nel 18, non è che l'ha liberata, perché quando Petiti de Roretto è arrivato sul molo San Carlo, ha detto che qua prendo possesso della città di Trieste e dei suoi abitanti, possesso, quindi è stata un'amministrazione militare, quindi non ha liberato Trieste, ha conquistato e comunque dopo ha depredato e ha continuato a depredare anche dopo la seconda guerra mondiale tutte le nostre le nostre ricchezze, no? Dalle assicurazioni ai cantieri. E quindi diciamo che l'Italia si era comportata da matrigna, da rapinatrice contro la nostra città, che comunque lei era sempre stata volutamente dai cittadini, sempre stata con gli Asburgo. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, buona giornata. Sì, sì, voglio ricordare. Esatto, la terza guerra di indipendenza, la battaglia di Lissa del 25 luglio 1866, dove l'ammiraglio Tegetthoff, che praticamente comandava la marina della Serenissima, la flotta della Serenissima, sconfisse l'ammiraglio persano della marina italiana, proprio a Lissa, dove ancora sulle stelle c'è scritto: uomini di ferro. Della Serenissima. L'ultima battaglia di Lissa l'ha fatta la Serenissima. Sono ferrato in materia. Avevo capito un'altra battaglia. È l'ultima battaglia di Lissa, dove c'è ancora le stelle a Lissa, dove c'è scritto: uomini di ferro con navi di legno sconfissero uomini di legno su navi di ferro. Perché infatti quella volta l'Austria aveva, parole serenissime in questo caso, aveva navi di legno, però con i nostri istriani, fratelli istriani, la flotta era tutta istriana, infatti gli ordini li davano in istriano, istro-veneto per l'esattezza, e invece l'Italia aveva già le navi di ferro, però con marinai, diciamo, all'altezza. E il 26 luglio dello stesso anno del 1866, Wilhelm von Tegetthoff fu nominato cittadino onorario di Trieste. Queste sono poche cose che probabilmente i triestini non lo sanno, ma Tegetthoff, l'ammiraglio Tegetthoff, cittadino onorario di Trieste, tanto così per sfatare alcuni discorsi sull'italianità di questa città. Invece Trieste è sempre stata una città mitteleuropea, crogiolio di popoli e di religioni. Sia ben chiaro che non c'entra nulla con adesso con i clandestini, con gli immigrati, con i V comprà, che farebbe bene anche l'avvocato Claudio Giacomelli, già che va in procura per denunciare i manifesti del lutto cittadino 26 ottobre 2016, di anche denunciare quei abusivi che vendono cianfrusaglie di dubbia provenienza senza emettere scontrino fiscale, senza fare nessuna ricevuta, senza fare nessuna niente di niente, che danneggiano i nostri commercianti. Comunque io
cioè per non saperne leggere né scrivere, a me sembrava forse l'impero, la Kriegsmarine, no, Wikipedia, per quanto può essere discutibile, ma mi dà ragione, perché dice la battaglia di Lissa fu uno scontro navale nell'ambito della terza guerra di dipendenza italiana, svoltasi il 20 luglio 1866, 20 luglio. Io leggo, tra la Kriegsmarine, appunto la marina da guerra dell'impero austriaco, e la Regia Marina del Regno d'Italia. Comunque era la Serenissima, l'ultima battaglia che ha fatto la Repubblica Serenissima. Lasciamo gli storici allora. No, ma c'è anche un libro del mio amico Ettore Bezzato che si può trovare su Facebook. Ho anche casi il libro, per cui comunque è storia. Non so se mi hanno messo il cartello, che c'è la polizia locale in linea, vediamo se corrisponde. Pronto? Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Un saluto a lei e al suo ospite e ai telespettatori. Per quel che riguarda la viabilità non abbiamo nessuna novità particolare, a parte un piccolo incidente che ci hanno segnalato in via Soncini sopra il ponte via della Pace, e per quel che riguarda penso si potrà rimandare tutto al collegamento dell'ora di pranzo. Perfetto, d'accordo, grazie allora. Va bene. Grazie, buona giornata. Grazie. Allora, siamo arrivati a una federazione di movimenti che si battono. Movimenti, persone. Ma a monte il movimento, diciamo, era uno. Cosa è successo? Qualcuno dice qualcuno così ha denunciato l'infiltrazione, per usare una parola magari che un po' anche forse abbastanza pesante, di soggetti venuti apposta a fare i guastatori, venuti apposta a cercare di dividere il fronte per l'indipendenza, il fronte che chiede l'applicazione del trattato di pace. La sua sensazione, visto che da sempre si batte per questi ideali, qual è? No, indubbiamente il 15 settembre del 2013 vedere tante persone in piazza ha fatto un effetto, una paura, diciamocelo pure, no? Infatti nello stesso anno, in novembre, viene qui Vladimir Putin e porta tutto il governo italiano a Trieste, nel commissariato di governo impropriamente chiamato prefettura, a Trieste a discutere dei problemi, degli scambi più o meno culturali ed economici fra i due stati, però a Trieste, no? Quindi quella massa in piazza a manifestare per le vie cittadine ha fatto sì che qualche campanellino diciamo all'orecchio di qualcuno giungesse, e poi, come in tutte le cose, quando ci si vede forti, ci si vede, diciamo così, protagonisti, anche, userò questi termini per comprenderci e capirci, anche i soldati semplici si sono creduti generali, senza entrare nel merito di infiltrazioni più o meno di personaggi discutibili dei servizi segreti o quant'altro, e hanno diviso questa protesta, no? Torno a ribadire, io posso concordare, comprendere, condividere, capire che qualcuno abbia detto e abbia sostenuto e sia fedele su queste teorie, su questa tesi, di non presentarsi alle elezioni. Ma io mi arrabbio con quelli che hanno scelto di percorrere, come il sottoscritto, la strada elettorale per contarci e per far valere nelle istituzioni, seppur italiane o colonizzate, occupate dall'Italia, la propria voce. E quando c'è il momento di unirci, non ha voluto che ci unissimo per motivi di tornaconto personale. Che il tornaconto personale può essere interpretato in vari modi, in varie maniere. Io adesso non voglio, per l'amor del cielo, accusare, polemizzare con nessuno. Però, torno a ribadire, tutta l'estate i miei collaboratori lo sanno, tutti quanti, che ci siamo più volte riuniti per organizzare la manifestazione del 15 settembre, e una volta fatta la manifestazione tutti quanti si sono volatilizzati credendo nuovamente di essere generali. Ma non si può fare il generale se non si ha l'esercito, no? Scusatemi
questi esempi tara, ma tanto per capirci e intenderci, no? Perché abbiamo visto anche l'altro giorno quando i nostri compatrioti, 19 ma 17 in quel specifico giorno, hanno avuto il processo per adunata sediziosa, mi rivolgo ai fatti del porto, che l'amministrazione all'epoca l'aveva promossa Trieste Libera, il Movimento Trieste Libera di Giulio Stante Parovel. Abbiamo visto che al di là, diciamo, degli imputati e poche persone di curiosi, non c'è stata quella presenza massiccia che io avrei voluto, saluta che la verità, scusa. Tranquillo, che io avrei voluto, ma che se qualcuno mi avesse interpellato l'avrei organizzata. Perché non è possibile che dei nostri concittadini, i nostri compatrioti, come dicevo prima, vengano processati ingiustamente dalle istituzioni italiane e nessuno abbia, diciamo, il ben minimo interesse o comunque preoccupazione di organizzare una manifestazione fuori dal tribunale con qualche megafono o con qualche, diciamo, impianto audio per, diciamo così, esternare la nostra rabbia nei confronti delle ingiustizie che da 62 anni Trieste e i suoi concittadini sta subendo. Per cui oggi ribadisco 26 ottobre lutto cittadino. Allora, abbiamo un telespettatore in attesa, io lo prego di pazientare ancora due minuti perché devo andare prima in pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Sveglia a Trieste, mi corre l'obbligo e lo faccio anche volentieri di scusarmi con alcuni telespettatori, mi ha segnalato la regia che diversi di voi chiamano, poi però vedono che il discorso col nostro ospite, non solo con Giorgio Makrinic ma anche con tanti altri personaggi che si avvicendano ogni mattina qui nei nostri studi, magari il discorso va un po' per le lunghe perché c'è un concetto da esporre, non è magari semplicissimo esporlo in poche parole, quindi qualcuno di voi si stanca così di aspettare in linea e chiude la telefonata, mi dispiace, me ne scuso, vi chiedo di aver pazienza perché anche per rispetto di chi c'è qui che sta esponendo le sue idee, i suoi programmi, è giusto dargli spazio e anche per rispondere ovviamente ai quesiti posti dalle telefonate precedenti. Comunque ne abbiamo una adesso in linea, sentiamolo subito. Pronto? Buongiorno. Pronto? Buongiorno Bruno. Sì, Bruno, sì, prego. Ecco, volevo dire, approfitto della possibilità di fare un secondo intervento che si è concesso, sarà brevissimo. Prego. La storia politica di Trieste, la storia politica proprio di Trieste, nasce nel 1380 con l'atto di dedizione all'Austria. Dopo c'è la terza guerra di dipendenza, la seconda guerra, prima guerra mondiale, la seconda guerra. Come che ha detto quel signor? I giovani non conoscono questo argomento, quindi si è poco informati. Ma comunque, come che diceva Marchesi, gli dà la possibilità di andare in internet perché i muli smanetta e può avere notizie che basta guardarla, basta andare dentro e vedere, no? Quindi, ecco, ma veniamo qua a casa nostra, no? Il Trentino Alto Adige, no? O sul Tirolo, e siccome noi, no? Con il trattato di pace e roba del genere. Però loro acquistano la propria indipendenza, diremmo la propria autonomia spinta, molto spinta, con altri mezzi, no? Diciamo così, con altri mezzi. Adesso noi, potevamo anche noi, per esempio, qua a Trieste, utilizzare un altro mezzo, per esempio, quella disobbedienza civile, non con baruffe, disobbedienza civile. Adesso una domanda al signor Marchesi. Se noi già gente va meno a votare. Se per un'ipotesi assurda domani delle elezioni politiche indette provinciali, comunali, eccetera, che nessun triestin va a votare, il prefetto cosa fa? Non sarebbe un avvedimento di carattere internazionale e che fossimo avessimo una vetrina internazionale e dopo qualche tu dovessi muoversi, no? Per esempio l'ONU là dire nominiamo un governatore, ecco, quindi senza far stragi e roba del genere che non sia il caso, sarebbe di utilizzare la disobbedienza civile come che lei ha detto gandiana. Fremmo questo, visto che il cavallo di Troia non ha prodotto risultati e visto che è difficilissimo, come che lei la dice, riunire tutti questi movimenti che ha tutti l'indipendenza, però ognuno segue altre vie, perché divisi non si ottiene niente, bisogna fare massa d'urto. Allora sarebbe di fare una disobbedienza civile e di fare, al limite, un'altra provocazione, un atto di dedizione a Trieste per Putin.
Ecco, non potremmo fare un atto di ripetere quel che ha fatto i nostri capi famiglia nel 1380, che ha fatto un atto di deduzione all'Austria. Fermo noi un atto di deduzione a Putin, come che l'ha detto lei. O disobbedienza civile, non andando a votare, e costringiamo il prefetto a fare qualcosa, oppure fermo un atto di deduzione e così risolveremo, perché se no saremo sempre qua. Grazie. Grazie, buona giornata. Buona giornata. Sì, 1382... quindi 536 anni sotto l'impero austro-ungarico, libera dedizione agli Asburgo, 1382, con un decennio a cavallo del 1695-1805 che siamo stati praticamente sotto le truppe napoleoniche. Certo. No? Quindi io dicevo sempre 536 anni, ma in realtà sotto l'impero austro-ungarico siamo stati 526, perché 10 anni siamo stati sotto le truppe napoleoniche. No, questa è storia. Si potrebbe fare tante cose, si possono fare, no? Dal momento che il cavallo di Troia ha fallito, però siamo sempre il punto di partenza, no? In quanti siamo? Chi abbiamo di dietro? Cioè, non possiamo andare allo sbaraglio, no? Perché anche io capisco cosa voglia dire l'amico Bruno, come hanno ottenuto l'autonomia spinta, perché ricordiamo che in Sud Tirolo, impropriamente chiamato Alto Adige, fra le due province di Trento e Bolzano, Bolzano ha solamente l'autonomia amministrativa, no? Mentre se qualcuno va a leggersi lo statuto della regione Sicilia, che è stato addirittura costituito prima del 2 giugno del 46, quindi prima della Repubblica italiana, lo statuto siciliano è stato fatto un mese prima, il 16 o 17 maggio del 46, all'autonomia non solo amministrativa, ma anche economica e anche legislativa. Quindi fra le cinque regioni così speciali o autonome, l'unica che veramente è lo Stato nello Stato è la regione siciliana. Detto questo, è sempre il punto di partenza. Possiamo anche fare una dedizione sicuramente a Vladimir Putin, però in quanti siamo? Cioè, tutte le istituzioni ci sono contro. Come si può vedere, vogliono denunciarci o denunciarmi per un manifesto dove semplicemente oggi noi facciamo il lutto cittadino. Immaginiamoci se facciamo delle cose, sì, chiedo scusa, mi associo alle sue scuse che le ha fatto pubblicamente sui telespettatori che stanno telefonando, quindi smetto di esprimere il concetto. Diamo spazio alla telefonata. Certo, pronto, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Prego. Purtroppo quando vedo Markedic mi rovina la giornata. Anche questa è un'offesa per noi giovani, che abbiamo con entusiasmo chiesto il ritorno di Trieste all'Italia. Lei ma ha finito di dire panzane, perché siamo stanchi, ci hanno sparato addosso. Lei dice le armi, io c'ero e non avevo 5 anni, ne avevo 15 e mi ricordo. Quindi lei non può parlare di cose, a parte la letterina di papà, quella è sempre in corso. Deve ritirarsi e lasciarci in pace, perché sono stanca e offesa ogni volta che lei dice qualcosa contro l'Italia. Noi abbiamo dato l'anima, il cuore e l'entusiasmo dei nostri anni. E chi è morto, la famiglia, cosa fa piacere sentire lei? Si renda conto? Posso fare una domanda? Preferirei non dibattiti in diretta, Marcus, se no ci smentiamo su quello che ha detto la storia precedente, no? Sono stanca di sentire sempre quello, dai. Rapidamente, cosa voleva chiedere? Abbiamo che signora, ho capito, cosa voleva dire, Marcus? No, che se ne sia a casa. Signora, ho capito questo. Dica Margherita. Sì, io credo, come ho detto prima, noi rispettiamo i morti di tutte le guerre, di tutte le lotte, per l'amor del cielo, ma io sono convinto che va anche rispettato il pensiero sembra che sia la signora Giovanna, no? Signora Giovanna, sì. Delle sue lotte giovanili, va rispettato anche la sua idea, però io sono convinto
che come quei che sono stati sacrificati per l'italianità di Trieste e tutti quelli che sono andati in piazza nel 52, non volevano questa Italia. Volevano un'Italia migliore per Trieste, volevano un'Italia che rilanciasse l'economia, la cultura di Trieste. Invece l'Italia non è questa che tutti quanti sperano, nemmeno gli istriani, gli esuli, i profughi, pensavano che l'Italia fosse un'altra. Invece abbiamo visto che l'Italia non ha esitato nemmeno un secondo per regalare la zona B e l'Istria alla ex Jugoslavia. Quindi dobbiamo tutti quanti farci un esame di coscienza, cioè non solamente io che magari posso col mio modo di parlare essere, non dico offensivo, ma sicuramente posso involontariamente disturbare certi sentimenti, però in realtà è un'altra, come diceva, una telefonata. Qui non dobbiamo guardare che noi siamo tizio, che io sempre, noi siamo cittadini del territorio libero di Trieste, italiani, sloveni, istriani, triestini, giuliani, no? Questo, serbi, croati, no? E dobbiamo usufruire di un trattato internazionale che è tuttora vigente. Quindi io parlo contro le istituzioni italiane, ma come ben vede non facciamo discorsi etnici come qualcuno certe volte mi accusa. Tu ce l'hai con gli italiani, tu ce l'hai con i meridionali. Io non ce l'ho assolutamente con nessuno. Io voglio, anzi più che volere, auspicarei che anche chi fa parte di altri partiti, anche partiti che hanno nei loro simboli tricolore, tipo Fratelli d'Italia, che combattessero assieme a noi per far rispettare i nostri diritti internazionali, di quegli italiani del TLT che oggi sono discriminati a vantaggio di extracomunitari. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, buongiorno. Buongiorno, prego, sono signora. Malvina. Prego, dica. Allora, sono d'accordo molto con la signora Giovanna, perché veramente sentire parlare il signor Markelić, guardi, mi rovina anche a me la giornata. Comunque, noi e tutti, non, cioè diciamo una cosa, Trieste non è che è stata annessa all'Italia tutta la sua storia. Io oggi, e siamo stati invitati, a mettere fuori la bandiera. Io l'ho messa la bandiera, è una bandiera che ha più di 70 anni, perché la mia mamma l'ha portata da Albona. Me ne vanto, è vecchia, è sbiadita, ha i colori. Io sono italiana dell'Istria. E sono italiana di Trieste e me ne vanto. L'Italia sì, non si è comportata bene con Trieste sotto tanti aspetti, ma perché? Perché c'erano anche altri interessi. E poi adesso diciamoci una cosa seriamente, chi ci ha governato e chi ci sta governando tuttora e fa un disastro, ma questo non lo risolviamo noi triestini italiani a dividerci e a rimanere da soli? Mai più, signor Markelić. Lei è molto più giovane di me, io sono anziana di parecchio perché ho 80 anni, ho ripetuto tante volte, ho visto uccidere mio padre davanti ai miei occhi, sto pagando le conseguenze ancora, non voglio essere offesa nel dire questo. Grazie e buongiorno. Grazie, grazie, buona giornata signora. Come ho detto in precedenza, io non dico che solidarietà, io comprendo benissimo chi ha manifestato nel 52 per l'italianità. Io capisco perfettamente, capisco gli istriani, io capisco tutto, ma oggi siamo nel 2016 e da qualche anno si è riscoperto che il territorio di Trieste giuridicamente è tuttora vigente. Quindi io non riesco a capire perché si debba per forza di cose sbattere la testa contro il muro. Qui si tratta un attimino di capire cosa abbiamo diritto noi cittadini del TLT, italiani, sloveni, istriani, triestini, e lo ripeterò fino alla nausea, no? Cosa abbiamo diritto e cosa non ci è concesso da questa Italia
che è stata anche amministrata e governata dal centrodestra, non solamente dal centrosinistra, perché come tutti quanti sanno, centrodestra e centrosinistra sono il rovescio della stessa medaglia, Movimento 5 Stelle compreso. Quindi noi, al di là che uno, ma scusi un attimino, no? Cioè, se uno ha mal di denti va dal dentista, no? Non è che faremo come quel signore che si è tagliato gli attributi per fare dispetto alla moglie che lo ha cornificato, no? Dobbiamo essere intelligenti. Se poi qualcuno dalle mie parole si scandalizza, si sente offeso, chiedo scusa, non ho nessuna difficoltà a chiedere scusa, ma anche capisco, comprendo. Tutti quanti, le ultime due telefonate, gli rovino la giornata, però siete sempre lì sul televisore e mi ascoltate. Vuol dire che qualcosa di buono ogni tanto anche dico. Grazie. Un altro telespettatore, pronto? Buongiorno. Pronto? Prego, signora. Ah, buongiorno. Ah, chiedo scusa per il disturbo. Ho sentito prima la signora. Abbassi la sua TV, signora, per favore. Ah, di Albona. Allora, Albona era occupata con fascisti. Loro hanno fatto massacro con gli istriani, soprattutto in Albona. E lei, signora, mi dispiace, ma deve avere la vergogna. Signora, abbassi la sua televisione, per favore. Non c'è verso, eh. Pronto? Vabbè, sì, pronto. Gli ho detto di abbassare. Mi dispiace perché il signora mi ha fatto arrabbiare, perché io sono nata in Albona e so la storia. I nostri nonni erano morti, ho dato la vita perché fascisti ho fatto così tanto male, e adesso piangono per le foibe, invece loro sono stati assassini. Certo, no, ho capito il messaggio, ho capito. Grazie signora. Sì, e grazie a signore Matkovic perché è grande, ecco. Grazie, grazie. Perché Trieste Libero, sono per Trieste Libero. D'accordo. Perché non è città italiana, è occupata come è stata anche Istria e Albona. Arrivederci e grazie. Chiedo scusa per disturbo. Nessun disturbo, grazie per la sua telefonata. Grazie. Sì, grazie a lei. Sì, come si vede anche dalle telefonate, siamo sempre in conflittualità da una parte o dall'altra, mentre noi indipendentisti vogliamo mettere assieme tutti quanti, no? Lasciamo un attimino da perdere risiara, foibe, che sono comunque episodi drammatici, tristi per questa nostra città, perché noi abbiamo avuto sia le risiare che le foibe, ma questo io quando andavo a portare le corone andavo sia in risiare che sulle foibe. Io, no, come ho detto prima, io ho sempre rispettato tutti i morti, no? Perché so che i morti purtroppo sono innocenti, tra virgolette, anche se sono scesi in piazza per un'idea o per l'altra. Però oggi la realtà 2016 è un'altra, ma lo ribadisco, se l'Italia si fosse comportata bene nei confronti dei cittadini di Trieste, del suo territorio, probabilmente oggi io e lei non ci saremmo ritrovati questa mattina a fare qui questa trasmissione di Sveglia Trieste. Probabilmente non avremmo noi fatto stampare e affiggere i manifesti di lutto cittadino. Quindi ogni azione ha una reazione e viceversa. Ma noi indipendentisti vogliamo insistiamo sulla nostra diciamo, legittimità internazionale, che purtroppo l'Italia non rispetta e non ci concede. Un altro telespettatore, pronto, buongiorno. Pronto? Pronto? Sì, prego signora. Ah, buongiorno, qua parla Caterina. Senta, io volevo dire al signor Markesic che invece di mettere a listo a lutto, vada in Piazza Unità oggi, come ci vado io adesso, non a manifestare, ma a presenziare a una cerimonia, e a presenziare a un presidente che fa tocca e fuga, questo non mi va bene, ma ad ogni modo accettiamo anche questo. Ed è ora di finirla, di mettere manifesti il lutto cittadino. Il lutto cittadino sarà per lui, ma non per tutti gli altri cittadini che vivono a Trieste e sono italiani, italiani come Italia. Grazie, arrivederci. Grazie signora, buona giornata. Ma la risposta è semplice. Se faccio una manifestazione contro appunto la venuta di Mattarella, che rappresenta lo Stato occupatore di Trieste, faccio una manifestazione in Piazza Sant'Antonio alle 9:30, non posso essere presenziare in piazza Grande, impropriamente chiamata Piazza Unità d'Italia, che Unità d'Italia
non è mai stata e mai sarà, perché l'unità d'Italia è semplicemente sulla carta, ma in realtà sappiamo benissimo che da nord a sud l'Italia è solamente appunto un'espressione geografica, usiamo sempre questo termine che aveva detto il Metternich all'epoca. Abbiamo ancora un telespettatore, pronto, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno, prego. Sono Elisabetta. Dica. Buongiorno, volevo intanto ribattere, io capisco benissimo le due signore, una che sempre tira fuori il problema degli istriani, però è un dato di fatto che c'è stato. Però bisogna tener conto che non tutti i triestini si sentono italiani, signore mie. Allora, io sono figlia di un inglese, ma lei sa quanti figli di inglesi della mia età, io ho 70 anni, figli di inglesi e di americani ha avuto Trieste, e abbiamo avuto tutti il passaporto sia americano che inglese. E vi dico una cosa, quando è arrivata l'Italia, a noi non ci hanno dato il passaporto, perché eravamo effettivamente cittadini o britannici o americani. Io non ho avuto neanche il permesso di lavorare, perché dopo sono andata in Gran Bretagna, sono tornata e non avevo nemmeno il permesso di lavorare, ero nata a Trieste. Per cui, signore mie, tutti, io non mi sento italiana, io sono mezza inglese e mezza triestina. È inutile tirare fuori sempre questa storia dell'Italia. Certamente ci sarà stata metà popolazione che voleva l'Italia, però metà, che era slovena, era figlia di americani inglesi, non la voleva. Signore, dovete rendervi conto che Trieste è italiana solo metà. Grazie. Grazie, grazie. Un piccolo, se mi consente, certo, un piccolo accenno. Siccome ormai la storia, no, ci è sempre stata praticamente forzatamente inculcata con i libri di storia chiaramente italiani, il 26 ottobre del 54 ad accogliere le truppe italiane c'erano anche dei triestini, ma non erano la maggioranza, erano una piccola parte, perché i treni andavano dalle stazioni di centrale di Trieste a Puglia a prendere friulani, veneti, perché quella volta anche quelle parti lì, diciamo, del nord sentivano l'Italia come una liberatrice. Quindi anche su questi dati potremmo discuterne all'infinito. Sta di fatto che, torno a ribadire, quelli che sono andati in piazza il 26 ottobre del 54, tranne due o tre signore che hanno telefonato questa mattina, la stragrande maggioranza oggi si è pentita, sono degli italiani pentiti. E ribadisco, se l'Italia avesse mantenuto quello che ha promesso a Trieste, probabilmente oggi non ci sarebbero nemmeno movimenti indipendentisti a rivendicarne l'indipendenza. Ancora uno spettatore, forse l'ultimo per questa parte, con Giorgio Marchesic. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego. Io vorrei fare una precisazione al signor Marchesic. Lui non deve confondere la patria con il governo, è il governo che non ci governa bene. La patria è un'altra cosa, signor Marchesic. Io sono andata in piazza il 26 ottobre del 54 e sono orgogliosa di essere italiana e sarò sempre italiana, non come lei o la sua associazione o suo padre, chi era, che era del fronte dell'indipendenza di Corso Italia, dove erano file o tittini, era tutto scritto in jugoslavo. E ancora voi nella vostra sede di Piazza Oberda, di Piazza della Borsa, scusi, mi hanno detto che parlate tutti in sloveno. Vergognatevi per quelle 1100 persone che vi hanno votato, ma per cortesia, di che lutto parlate, di che lutto? Chi lei rappresenta? 1100 persone? Arrivederci. Posso, mi permette? Certo. Allora, innanzitutto il trattato di pace prevede le due lingue ufficiali del territorio di Trieste, l'italiano e lo sloveno, e in subordine, in certe occasioni, la lingua croata. Il concetto di patria è molto semplice. Patria vuol dire terra di padri. Mio padre è nato a Muggia, mia madre è nata nel vicino Friuli a Tarcento. Quindi la mia patria è, diciamo, circoscritta in questi confini, terra dei padri. Io con i calabresi, i siciliani, che rispetto, i sardi, i meridionesi, non ho nulla che spartire con questa patria fittizia che è l'Italia. Io non ho nulla che spartire e sono per diritto internazionale cittadino del territorio Liro di Trieste. E la mia cultura è mitteleuropea,
e purtroppo mi dispiace per l'ultima signora che ha telefonato, non conosco la lingua slovena perché sono un ignorante in materia. Conosco a stento, perché parlo anche male, perché mi mangio i congiuntivi, parlo i condizionali, nemmeno la lingua italiana. Perché la mia lingua franca, sarebbe l'istro-veneto o il triesti, intanto per capirsi e intendersi. E comunque mi sono a casa mia, punto, chiuso, finito. E oggi per me, zeluto cittadino. E viva il territorio libero di Trieste. Ultimissima domanda per questi ancora due minuti. Si parlava prima del fatto che aprite una sede anche a Capodistria. I rapporti col governo sloveno su questa tematica ci sono? Avete già avuto dei confronti o è tutto ancora da costruire? Ma questa è una domanda retorica. Come vuole che noi abbiamo rapporti con il governo sloveno o con il governo italiano? Siamo alla stessa stregua di Trieste. Tutte le istituzioni cercano in tutti i modi, in tutte le maniere di, diciamo, colpirci in tutti i modi. Insomma, cioè, noi apriamo una sede nella zona B del TLT per rivendicare l'indipendenza della zona B del TLT. Punto, chiuso, finito. E la sede, guarda caso, l'aprirà il nostro collaboratore efficientissimo e simpaticissimo Luca Chiavegatti. Ho usato io la parola sbagliata, non intendevo governo, intendevo con la popolazione. Ma la popolazione, quando lì parla con la gente e fa certi ragionamenti, certi accenni storici, la gente, a parte qualcuno, conosce le realtà, no? Perché noi, come dicevo prima, noi qui in queste zone siamo un crogiolio di popoli, lingue e religioni, in più abbiamo questi diritti internazionali, e quando si inizia a parlare di cose concrete e realizzabili soprattutto, la gente ti segue per forza di cose, no? Solamente alcuni ancora, diciamo così, non vorrei, insomma, a parte alcune persone che ricordano la loro infanzia, probabilmente per questo non vogliono cambiare idea, perché si sentono 60 anni fa più giovani, non vogliono cambiare mentalità, sono supposizioni, diciamo così, fisse. Ma gli altri, i giovani, capiscono, e se abbiamo questa possibilità, perché non sfruttarla, appunto? Bene, allora sono le 9, grazie Giorgio Markesic, quindi se vuole ricordare ancora 9.30. Piazza Sant'Antonio per l'indipendenza del territorio di Trieste contro l'occupazione italiana del TLT. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi rientriamo con il nostro secondo ospite, il capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale, Paolo Polidori. A tra poco. Eccoci nuovamente in diretta con Sveglia Trieste. Mi ha chiamato un attimo fa, durante la pausa pubblicitaria, il consigliere Paolo Polidori. C'è un problema di viabilità sulla superstrada, o comunque lì nella zona di accesso alla viabilità, per cui è in ritardo, ci vorranno almeno 10 minuti prima che sia qui nei nostri studi. Per cui intanto io vi continuerei un po' con la rassegna stampa, ma anche abbiamo già realizzato nostro Umberto Bosazzi ha già realizzato il servizio con la recensione dello spettacolo che ha inaugurato ieri sera la stagione del Teatro Stabile Politeama Rossetti, lo spettacolo Play Strindberg. Quindi io ve la proporrei già in anteprima, così ci facciamo raccontare com'è andata questa prima rappresentazione. Friedrich Dürrematt è uno di quei nomi che causa una serie di pregiudizi, secondo più d'uno sarebbe indice di un teatro se non difficile, quantomeno impegnativo. Niente di più distante da Play Strindberg, lo spettacolo che ha brillantemente inaugurato la stagione dello Stabile del Friuli Venezia Giulia. Riadattando Danza di morte di Strindberg, il drammaturgo svizzero riduce all'osso il numero dei personaggi, solo tre, e dà vita ad un gioco al massacro che molto va di cinematografico, o che quantomeno molto deve ad una tradizione innovativa che ha avuto la massima espressione in alcuni personaggi cinematografici. Alice, la moglie insoddisfatta di Edgar, è parente stretta di Bette Davis, laddove tutto l'insieme, la coppia che si dilania anche ma non solo dopo l'arrivo di una terza persona, non può non ricordare molta drammaturgia del Novecento, il testo del resto data 1969. Ma intendiamoci, non è solo questa la forza dello spettacolo. La forza dello spettacolo sta nel registro sardonico e cinico e in un ritmo molto veloce, specialmente, caso raro, quando ci si avvicina al finale.
Bene dunque ha fatto il regista e direttore dello Stabile Franco però a rimettere in scena un testo curiosamente poco frequentato, puntando alla sottrazione anche grazie ad un trio di interpreti molto bravi. Ma su Franco Castellano e Maurizio Donadoni domina Maria Paiato, nel ruolo di una donna palesemente insoddisfatta, chissà quanto inconsapevolmente complice del suo stato. Ecco, quindi questa è la recensione di Umberto Bosazzi sullo spettacolo che ha inaugurato ieri sera la stagione 2016-2017 del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia del Politeama Rossetti. Allora, in attesa di Paolo Polidori, come vi dicevo, torniamo a guardare il piccolo di oggi. Eravamo arrivati stamattina nelle pagine dell'economia, ancora qui la pagina 19, Varzi dà previsioni al ribasso, nei primi 9 mesi scendono fatturato e risultato operativo, i maggiori problemi arrivano dal mare. Dopodiché andiamo alla pagina successiva che è dedicata come sempre ai commenti, agli iscritti di varie persone che seguono i vari interpreti della situazione attuale su varie tematiche. Qui Diego Marani parla di quanto accaduto in provincia di Ferrara, a Goro e a Gorino. Abbiamo visto stamattina gli articoli dedicati a questa vicenda, quelle 12 Goro e Gorino, quelle 12 migranti e la vergogna dell'argine sull'argine del Po. Rimarrà indelebile l'immagine della gente comune che fa le barricate e ferma con l'odio e la violenza donne e bambini fuggiti dalla tratta di esseri umani. Mentre invece Trieste davanti all'ultima spiaggia, fra virgolette, quale futuro attende questa città? Un intervento di Franco Del Campo che parla appunto del film L'ultima spiaggia, quante metafore in questo film di Del Degan e Anastopoulos, riflessioni che possono smuovere l'opinione pubblica e riaccendere un po' di luci ora spente. E poi invece Sergio Bartoli a fondo pagina un'analisi sul referendum, come districarsi tra i contendenti, le ragioni del sì e del no, una guida per l'elettore che vuole scegliere consapevolmente. Arriviamo alla pagina dedicata alla cronaca di Trieste, parliamo del locale di Barcola, battaglia giudiziaria per la Voce della Luna. La società seconda classificata nella gara per la concessione ricorre al TAR. Contestata l'aggiudicazione alla GMT SAS, a rischio la riapertura nel 2017. Il progetto vincitore della selezione prevede la realizzazione di una terrazza a mare per rilanciare il sito ora nel degrado. Poi qui il piccolo fa un po' la storia di questo sito, passando per l'esperienza ovviamente di Marcello Di Finizio che nel 2000 inaugura la struttura che poi prende fuoco e viene poi colpita anche nel 2008, viene colpita da un incendio doloso e poi ancora nel 2000, sempre nel 2008 e ancora nel 2010 due mareggiate contribuiscono ulteriormente a devastare, a distruggere tutta il comprensorio. A fondo pagina il municipio Movida, regole verso la revisione. In commissione l'assessore Giorgi annuncia modifiche che verranno condivise. La mozione è presentata su questo tema da parte di Panteca e Cason della lista di piazza chiede sanzioni, di rivedere le sanzioni e anche altri strumenti per le misurazioni degli sforamenti in termini di decibel. E ancora qui alcuni commenti su questa iniziativa da parte del presidente della FIPE, Bruno Vesnaver, che dice colpa di un bando costruito male. Questo qui è riferito ovviamente al discorso Voce della Luna. Il titolare del Caffè San Marco, Trieste penalizzata da quelle rovine, ancora Marco Saviatto del Bagno Sticco, è una situazione che mi aspettavo, quella appunto del ricorso al TAR di un altro aspirante gestore dell'ex Voce della Luna, e ancora Gianluca Tombacco del Tomaseo, a volte la burocrazia è un pachiderma.
Pagina successiva, parliamo delle case Atter, gli operai di Via Negri, lavori fatti alla Carlona, la testimonianza di due addetti impegnati nel cantiere delle case dello scandalo. Abbiamo visto persone impreparate, ci hanno lasciati soli e non siamo stati pagati. Parla chi ha operato sul campo nella realizzazione delle palazzine di Kolonkovec consegnate in pessime condizioni agli inquilini. E qui vediamo che l'Ater è pronta ad un'eventuale vertenza giudiziaria. Andiamo alla pagina successiva, l'incidente davanti a Saturnia, lo abbiamo visto all'anticipazione in prima pagina ancora stamattina, schianto di Barcola, muore a 20 anni, Vittorio Lenisa è deceduto all'ospedale di Catinara, originario di Caneva, frequentava il primo anno di giurisprudenza qui a Trieste. Più sotto, la Cassazione assolve l'ex camicia verde Lonzar, indagato con Bossi e altre persone, e l'ex gruista della Fincantieri, oggi in pensione, che è l'unico triestino coinvolto nel procedimento per la promozione e costituzione dell'associazione denominata Guardia Nazionale Padana, in sostanza le camicie verdi di Umberto Bossi. Lonza appunto si toglie un peso che lo accompagnava dal luglio del 1998 quando fu indagato e iniziò la sua lunghissima odissea giudiziaria. Più sotto, disgelo Ferriera Cittadini, la FIOM si dissocia, il segretario Colautti attacca altre sigle sindacate, la FAILMS e la UILM, supini all'azienda e poi piangono con gli ambientalisti. Articolo di Silvio Maranzana, mentre slitta come si temeva la convocazione del tavolo della Ferriera prevista per oggi, si concretizza la spaccatura del fronte sindacale. Dopo che due esponenti dei sindacati maggioritari all'interno dello stabilimento, cioè della FAILMS e della UILM, hanno avuto un primo storico incontro con i rappresentanti degli ambientalisti e dei cittadini, la FIOM CGL è scesa in campo ieri con il suo segretario Sasha Colautti a gamba tesa contro le altre due sigle. FAILMS e UILMS, accusato Colautti, condividono con siderurgica triestina ogni singolo passaggio con passività, senza dire nulla, e un secondo dopo piangono della situazione della fabbrica con istituzioni e associazioni. E Thomas Trost, che rappresenta la FIOM tra le RSU, ha denunciato di non essere stato né preventivamente né invitato né informato dalla FIMS e dalla UIM degli incontri appunto con gli ambientalisti. Abbiamo visto poi poco fa con ospite Giorgio Markasic l'articolo sui manifesti col lutto cittadino affissi in questi giorni a Trieste, contestato appunto il timbro di esatto sulle affissioni, ma l'assessore Bucci ha fatto le verifiche e dice tutto regolare. Nel contempo Claudio Giacomelli, capogruppo di Fratelli d'Italia e Consiglio Comunale, ha annunciato un esposto in procura. A fondo pagina, il grazie della città nel sigillo a Teddy Reno. La cerimonia in municipio è una delle più belle giornate della mia vita e il pensiero è andato all'amico Lelio Luttazzi. Su questo ieri vi abbiamo proposto un servizio nel nostro telegiornale. Se la regia sì ce l'ha pronto, ve lo voglio riproporre. Voglio portare un gruppo di bambini triestini a cantare con me per il Papa. Lo ha detto stamani Teddy Reno, festeggiatissimo in salotto azzurro, dopo aver ricevuto dal sindaco di Trieste il sigillo cittadino. In un clima che ha avuto poco di ufficiale, il mulo Ferruccio, 90 anni compiuti a luglio, in forma perfetta nonostante la malattia agli occhi che lo affligge da tempo, non ha lesinato aneddoti sulla propria carriera ed ha in qualche modo voluto dedicare il premio a Lelio Luttazzi, suo antico amico e sodale. Eravamo amici fraterni, abbiamo lavorato insieme giorno e notte nei primi 5 anni, cioè fra il 48 e il 53. Dopo lui si è spostato a Roma, ha cominciato a fare un'attività cinematografica, andavo sempre a dormire a casa sua. Insomma, siamo rimasti amici fino a che si è scomparso praticamente, e quindi non potevo non dedicare questa cosa senza nominarlo. Accanto a Teddy Reno, come sempre da 50 anni, Rita Pavone, cui il sindaco di piazza ha consegnato un ricordo di una città che ormai l'ha adottata. Tu stai soffrendo, che cosa?
cosa posso fare per te? Mi sono innamorato. Era così. E così Rita suggella la giornata, sicuramente indimenticabile per Ferruccio Merk Ricordi. Credo che sia bello dare alle persone ancora in vita un ricordo, un qualcosa per cui gioire di questa cosa. E questa onorificenza è sicuramente per lui una grande gioia, perché significa che per la città di Trieste lui è qualcuno, come la città di Trieste è qualcosa per lui. Eccoci nuovamente in studio, abbiamo visto quindi i servizi andati in onda ieri per quanto riguarda l'onorificenza a Teddy Reno. Ancora il piccolo si occupa anche oggi di Aquilinia, che si ribella all'arrivo dei profughi. Siamo a pagina 27 del giornale. Nel paese prevale il no all'iniziativa di Don Iannacone, ma c'è anche chi si chiede perché tutte queste polemiche. Anche su questo argomento ieri abbiamo realizzato un servizio per il nostro telegiornale. Intanto vediamo che comunque interviene il prefetto e dice che l'accoglienza nella parrocchia è una soluzione provvisoria, così Anna Paola Porzio, che afferma per quanto riguarda le proteste dei residenti che quella le sembrano una risposta di pancia, fra virgolette, e che comunque la situazione viene monitorata. Allora, se possiamo rivedere anche il servizio di ieri con la solidarietà che si è scatenata a favore di Don Paolo Iannacone, dopodiché rientriamo in studio. Nel frattempo dovrebbe essere arrivato Paolo Polidori, quindi come lui sarà qui con me, possiamo iniziare proprio da questo argomento a commentarlo insieme a lui. E questo è il messaggio anche che ho postato su Facebook, ecco, di pregare proprio perché queste situazioni possono essere evitate, perché si possa rientrare in uno stile di civiltà e di dialogo. E la risposta del popolo della rete è stata pronta e tempestiva. Non solo nel raccogliere l'invito cristiano del parroco di Aquilinia, ma è scattata una vera e propria gara di solidarietà. Dalla campagna Io sto con il sacerdote, io sto con il parroco di Aquilinia, che sta spopolando sul web, al gesto concreto di molti amici e fedeli che hanno portato in chiesa coperte, asciugamani e beni di prima necessità destinati ai profughi che a giorni verranno ospitati nel vicino ex asilo delle suore canossiane. Proprio questa forma di accoglienza ai migranti aveva fatto scattare come gesto di intimidazione il danneggiamento dell'auto del sacerdote. Il sindaco di Muggia, Laura Marzi, ha pure invitato i consiglieri comunali della cittadina rivierasca a fare una colletta per riparare la vettura di Don Paolo, anche se il prete, conosciutissimo anche a Trieste per i suoi trascorsi in diverse parrocchie, ha messo subito le mani avanti, spiegando come la sua priorità non sia certo l'auto, ma la convivenza pacifica e il rispetto di tutti per chi soffre. Nelle decine e decine di commenti sui social, lo sdegno verso quella vile azione nei confronti di Don Paolo e la sottolineatura di come i cattolici siano i primi a dover scendere in campo in difesa delle genti in difficoltà, indipendentemente dalla parte del mondo da cui provengono. Ecco, come potete vedere, Paolo Polidori, capogruppo della Lega Nord di Consiglio Comunale, è giunto in studio. Buongiorno, ben ritrovato. Sì. Spero che non ci fossero incidenti stradali o altri problemi seri che hanno contribuito a intasare il traffico. No, no, ecco, mi scuso intanto, ma è stato un grosso tir che in manovra non riuscivo a uscire da dove ho la sede, per cui sono rimasto 10 minuti imbrigliato. Quindi, abbiamo avuto una serie di incidenti stradali, nessun problema, causa anche il maltempo, eccetera. Superstrada ero preoccupato che già ci fosse qualche altra brutta notizia, visto che poco fa abbiamo letto che ieri che il ragazzo che ha avuto l'incidente davanti a Saturnia, certo, purtroppo non ce l'ha fatta, quindi speravo di non dover dare altre notizie di questa natura. Allora, abbiamo già un telespettatore in attesa, per cui come sempre diamo la precedenza per quanto possibile. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei, Scaramuzzi, e al suo ospite, il grande Polidori. Buongiorno. Allora, caro Polidori, non so se lei l'ha sentito, la sindaca del Muggia, Marzi, due giorni fa, quando era ospite a Sveglia Trieste, le cavolate che le ha detto. Allora, mi dicono, la sindaca Marzi ha detto che sei la vuoi sfiduciare e la può anche essere sfiduciata adesso, non corri che la stia in carica 5 anni. Allora, mi faccio veramente un appello a qui che sei il consiglio comunale a Muggia, chi che sei contrario ad avere i profughi a Muggia deve sfiduciare il sindaco Marzi. Veramente faccio un appello,
a tutta la gente che ha votato anche la sindaca, e si rendi conto che sta impinendo Musa dei profughi. E poi una roba volevo dire, adesso mi si sta riferendo sta roba a Morcone, che è il prefetto, adesso non so chi che è, mi pare il prefetto a Roma, quel che comanda le prefetture, gli ha detto che se gli italiani, noi voi, gli immigrati o i profughi o come chiamarli, che va di stare in Ungheria. Beh. E gli ha detto questo, cioè rendiamoci conto. Allora a sto punto, mi adesso che vado via di casa, è il primo nero che trovo che consegno le chiavi di casa e vado B a casa sua. Perché se questo che sta succedendo, noi che stiamo consegnando le case a questa gente qua. Perché questa gente qua, che avevamo capito, allora mi sto domandando, noi scampa dalla guerra sta gente? Sta gente noi scampa né dalla guerra né dalla fame. Allora, cosa li teniamo a fare qua? Certo. I pakistani, gli afghani, che sei qua, che abbiamo capito per cosa sta, li sta qua per spacciare, li sta qua solo per delinquere, allora cosa cavolo li teniamo a fare? E poi, Polidori, guarda, mi te dico una roba, mi votare la Lega convintamente, però adesso che ho capito che comanda il prefetto, il comune non va più, non si capito io con i profughi, il prefetto, l'ICS, la Caritas, Zellori che gaiman tutto. Allora mi domando, cosa puoi fare di piazza, cosa puoi fare Roberti per mandare via tutta sta gente? Che ne sei troppa, mi faccio un appello a chiunque vuole andare a manifestare in Piazza Unità, mi capisco che sei andato a Regeni, giusto? Ma la gente di Trieste devi allertarsi per andare a manifestare contro sta gente, contro sta invasione, che noi non li volevamo. Vogliamo capire questa roba. Grazie. Chiaro. Grazie, buona giornata. Grazie. Sì, quello a cui faceva riferimento il telespettatore non è in realtà il prefetto, il capo del Dipartimento dell'Immigrazione Mario Morcone, che fra l'altro è il marito della prefetta di Trieste Anna Paola Porzio, casualmente. Ma è il prefetto di Ferrara che ha detto appunto a proposito di quello che è successo a Gorino, vicino a Goro, cioè le barricate in strada di residenti contro quel gruppo di donne e bambini fra l'altro che dovevano essere accolti nella loro frazione, ha detto il prefetto di Ferrara, ha detto si vergognino e vadano in Ungheria a vedere qual è la situazione appunto in quel paese per quanto riguarda gli stranieri che vengono a insediarsi lì. Allora, è stato messo sul piatto una serie di problematiche che ora mi accingo a vedere di ragionarci sopra. Partiamo soft sulle considerazioni riguardanti le dichiarazioni del sindaco Marzi. Allora, intanto sono state messe in campo delle menzogne da parte del sindaco, perché non è assolutamente vero che il sindaco Marzi ha convocato il Consiglio Comunale, non è assolutamente vero che si è preoccupata della situazione se non diffondendo quello che le ha detto il prefetto, quindi ha fatto soltanto da passaparola, ma la richiesta di convocazione urgente da parte del Consiglio Comunale è avvenuta da parte delle opposizioni, che già da un mese con la richiesta di convocazione più due interrogazioni hanno già posto il problema sulla questione di Aquilinia. Dopodiché è vero che il prefetto ha la facoltà di decidere al di sopra delle teste dei sindaci. Ciò non vuol dire che la parte politica non possa fare il suo dovere, nel senso che questo è una dimostrazione che il fatto che il prefetto, che è una istituzione non eletta dal popolo, si può mettere comodamente sopra, uno scalino sopra, un gradino sopra al sindaco eletto dai cittadini e decidere sul destino della gente che abita in quel posto. È quello che è successo a Ferrara, è quello che sta succedendo ad Aquilinia, è quello che potrà succedere in tutte le parti dell'Italia. E allora da questo punto di vista la risposta è quale? Guardiamo Ferrara, poi entriamo nell'argomento se è giusto o non è giusto che ci sia questo comportamento o altro, ma il fatto che la gente si cominci a prendere carico e partecipi direttamente a quella che è la pressione politica, perché questo si può fare, pressione sul prefetto per quanto riguarda la salvaguardia dei propri diritti e del proprio diritto ad abitare in una zona senza che ci siano problematiche come quelle che stanno e verranno fuori ad Aquilinia presso la scuola. Da questo punto di vista si stanno organizzando anche le mamme e i genitori. Io tra l'altro sono proprio un genitore
che ha una bambina alla prima elementare della scuola Loreti, per cui capirete che sono non solo coinvolto politicamente ma anche coinvolto in qualità di padre, e ho detto forse è un rischio perché in qualità di politico un po' focoso e di padre preoccupato mi rendo conto che è difficile in questo momento avere l'obiettività dei ragionamenti e cercare di risolvere le cose per il bene della popolazione senza andare poi a trascendere su certe situazioni. Abbiamo un telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Buongiorno. Io volevo dire al signor Polidori che ho votato il sindaco Robertino Di Piazza, che io lo conoscevo di vecchia data, che lui era sindaco a Muggia e ha fatto molto, però non fa quello che ha promesso. Lui ha detto prima i cittadini, prima i triestini e anziani e poi il resto. Io sono stata dall'assistente sociale perché ho problemi e ho aspettato, ho visto lì che erano due triestini e otto serbi rumeni e insomma via dicendo, no? Io non ho niente contro nessuno, anch'io ho lasciato il mio paese pur essendo nata in Italia ma divisa dopo, sono venuta a Trieste ma sono andata a lavorare, ecco. Questi vengono, Serbia e serbi rumeni, lavorano tutti in nero, si fanno case. Lei venga a vedere a Trieste chi compra case adesso. Il triestino no, il triestino deve vendere per sfamarsi. Comprano serbi e rumeni perché lavorano tutti in nero. Io ho visto lì tre donne che lavorano verso la stazione centrale, dentro nei bar, tutte in nero. E sono venute a protestare perché volevano soldi. Io vado verso l'81. Mi sono andata a chiedere qualcosa, mi ha detto l'assistente sociale, signora, dice non ci sono soldi, e dice forse gli daranno 100 euro, che si immagini, e a quelle gli danno quel sostegno, non so, di 420 euro per 6 mesi. Mi dica, insomma, sono sindaco, si svegli, perché noi l'abbiamo votato perché ci aiutasse qualcosa, ma noi non vediamo niente, questo è uno. E il secondo, tutti i mendicanti spostati da città, venite a vedere quello che è a San Giacomo, su tutti gli angoli sono loro adesso. Con questo vi saluto e grazie. Grazie signora, grazie, buona giornata. Allora, per quanto riguarda appunto le politiche che il centrodestra sta portando avanti a Trieste, posso assicurarle signora che è quasi pronto e tra poco andrà in discussione il regolamento della polizia locale che va a disciplinare e a regolamentare tutta la questione del accattonaggio piuttosto che vagabondaggio piuttosto che stazionamento all'interno dell'area urbana, per cui da questo punto di vista cercheremo, nei limiti ovviamente del consentiti da quello che può fare un sindaco, cioè il responsabile dell'ordine pubblico, di andare a dare delle regole il più ferree possibile, proprio per garantire la vivibilità della città ai cittadini. Per quanto riguarda le questioni sanitarie, ovviamente su questo argomento bisogna andare a cercare più in alto. E scusi se torno anche ancora al tema della questione di Aquilinia, ma è accomunato, ovviamente bisogna vedere quello che un sindaco può fare. Allora, dall'altra parte, ripeto, è la gente che dovrà cercare di riunirsi per portare avanti delle pressioni nei confronti del prefetto, piuttosto che del sindaco Marzi, in questo caso a Muggia. Vedo che c'è un'altra telefonata, ma poi vorrei riprendere il discorso e approfondire la questione su Aquilinia. Sì, allora, sentiamo il telespettatore, poi però devo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Pronto? Sì, prego, signor. Pronto? Sì. Dica. Niente, volevo dire anch'io una mia opinione. Senta, io sto pensando questo, è una mia opinione, però l'Europa dà sempre soldi all'Italia per questi emigranti. Io penso che invece avrebbero dovuto dare le sanzioni all'Italia, per il semplice motivo che sono stati gli italiani, è stata l'Italia a cominciare ad andarli a prendere, a farli venire, e hanno inguaiato tutta l'Europa. Lasciamo stare adesso la Siria, che è venuta dopo. Il fatto è che purtroppo più soldi arrivano e più queste associazioni, queste cooperative ci mangiano e si ingrassano. Non solamente mantengono i profughi, ma si ingrassano anche loro, perché è inutile tutto questo buonismo. Io ci credo molto poco. Ecco. Inoltre, io non sono razzista, perché per 15 anni ho avuto un'amica di colore.
venuta qui da piccola perfettamente integrata, va bene? Quindi non è il colore della pelle che mi dà fastidio o perché mi vengono un altro posto. Beh, la questione è logica. E oltretutto dirò un'altra cosa. Non solamente le associazioni, cooperative, tutti quanti, ma anche la Marina ci guadagna, perché non dimentichiamo che anche loro prendono dei soldi molto in più di quello che prenderebbero stando in porto, gli ammiragli, i comandanti, via via a scendere fino ai marinai. Questa è una mia opinione, sarà sbagliata, però per me è così. Bene, grazie. Scusatemi, signora. Scusatemi tanto e grazie. Grazie, buona giornata, breve stacco pubblicitario, torniamo subito con voi. Eccoci nuovamente in studio, sempre in compagnia di Paolo Polidori, capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale di Trieste. Allora, l'ultima telespettatrice, ne parliamo fra un attimo perché sono telespettatori in attesa, mi autointerrompo. Certo. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Pronto? Sì, prego. Sì, buongiorno. Ciao Paolo, sono la Diavolina, famosissimo, dell'altro giorno, se ricordi. Buongiorno, certo, sì. Allora, ascolta una cosa, mi batto sempre su questo qua, che ancora nessuno dà risposte, specialmente quelli della sinistra, no? Allora, mica ho visto in giro afghani, pakistani, adesso ho visto anche indiani. Allora, mi domando, questi qua non ha diritti, perché ovviamente se sale l'Afghanistan, noi mandiamo i nostri ragazzi a combattere, là rischia la vita, spendiamo migliaia di euro, sono di centinaia di milioni di euro, per quella gente là, e quello riscampa qua, quindi neanche dà una mano alla gente che va a aiutarli. Pakistan e India, sappiamo benissimo che c'è forza nucleare, le bombe atomiche, spendi milioni per l'esercito e dopodiché cioè, scampa qua. Sta qua, non si riesce a coglierli qua. Quando chi fa domanda si dice no. E quando fai ricorso, non esiti a fare ricorso, perché se a me non trovi casa mia, non te voglio casa mia, sono te che hai diritti. Primo, questo è il primo punto. Poi mi dico una cosa, secondo me Salvini è un mago. È un mago perché lui diceva, fino a poco tempo fa, diceva che l'Italia si satura, che devono dargli più soldi all'Europa, devono dargli di meno a tenersi qua per i nostri problemi e i cittadini faranno barricate. Queste cose qua adesso le sta dicendo anche, sta succedendo, e sta dicendo anche Renzi, quindi vuol dire che forse si sveglia, o diventa leghista oppure si sveglia, perché fino adesso non è che dormiva. E, sui clandestini qua a Muggia, visto che sono da quelle zone là, mi dico solo una cosa, lui dormirà, solo dormirà. Ma è di notte, chi li controlla? Si sa benissimo che per legge non si può chiuderli dentro a chiave, quindi questi qua vanno alla porta aperta e andare in giro li bivaccherà fin tarda sera, come ci sta facendo Trieste, che mi li ho visti. E le forze dell'ordine non sai che può stare qua a fare che debaglia e ne può neanche girare sempre qua perché è un piccolo borgo e che ha tante cose da fare questi poveri militari anche. Mi dico solo questo, non potremmo accogliere tutta l'Africa, questa gente di adesso sulle maniche, lavorare come che ha fatto gli europei dopo due guerre devastanti e noi siamo in queste condizioni. Lori non vuole lavorare, viene qua a farsi mantenere, tutto qua. Grazie, buongiorno. Grazie, ciao, grazie. Grazie, ciao, buongiorno. Allora ecco, prendo spunto da questa ultima considerazione, vorrei veramente parlare il più possibile della situazione di Aquilinia, che è la situazione più di emergenza ma che coinvolge praticamente tutta la questione dell'affare immigrazione, perché è un grande business, non dimentichiamolo. Ho una figlia che frequenta la prima elementare della Loreti, avevo una figlia prima che frequentava la scuola, quindi conosco perfettamente la situazione, è da pazzi, letteralmente da pazzi, solo pensare di poter mettere 10, 20, 30 giovani maschi dai 20 a 30 anni con una rete divisoria tra la scuola e con un palazzetto nelle vicinanze, forse ancora più grave perché lì ci sono delle ragazze che fanno corsi di basket, di karate, di danza, eccetera, eccetera. Metterle a 10 metri da una struttura dove effettivamente non si sa chi viene, saranno i soliti maschi, pakistani, afghani, eccetera, che non hanno diritto all'asilo politico. Mettiamocelo bene in testa. Dopo parleremo anche di un interessantissimo articolo del Vescovo Crepaldi che parla del diritto all'emigrazione, ma anche del diritto alla propria identità, al mantenimento della propria identità e della propria sicurezza. Allora, è impensabile che in una struttura così, in un borgo piccolo come quello di Aquilinia e Zaule, vengano messe delle persone dove effettivamente non ci può essere garantito un controllo a 360 gradi. Allora, siamo per l'accoglienza sì, ma fino a quando si parla di persone che hanno diritto all'accoglienza. Qui si parla di giovani maschi dai 20 ai 30 anni, quindi dal punto di vista della potenza sessuale, e sono al massimo della loro vitalità, diciamo così, va bene? Metterli in una comunità dove c'è una scuola elementare e un palazzetto è assolutamente da folli.
E questo va girato sia per quanto riguarda come responsabilità al prefetto, al sindaco molto di meno, ma sicuramente al sindaco perché asseconda questa operazione folle, e anche al parroco. E anche al parroco, perché si è creato un clima veramente molto, ma molto brutto. Un clima bruttissimo nel momento in cui un parroco, e parliamo del politicamente corretto, allora, così come non è giusto dire che lo spacciatore è necessariamente un extracomunitario o un migrante o un clandestino, allora dall'altra parte ci si renda conto che non è assolutamente corretto, non è assolutamente corretto dire che il fanalino rotto del parroco sia opera di un abitante di Aquilina che non vuole gli immigrati, perché questo è un atto di assoluta irresponsabilità da parte del parroco, perché non ha le prove che sia stato un abitante di Aquilina, va bene? Non è giusto e non è corretto mettere in cattiva luce una comunità che è sempre stata civile ed educata, va bene? E qui, con questa dichiarazione viene messa come quella, no, un insieme di accozzaglia di persone, di criminali che vogliono fare atti vandalici. Questo è assolutamente da irresponsabile, questo è un atto veramente da criticare dal punto di vista del parroco, non ha le prove assolutamente. Dall'altro punto di vista, sì, si parla di colletta, vabbè, il piccolo si sa che fa da cassa di risonanza a tutto ciò, perché tutto quello che è di sinistra ovviamente fa bene al piccolo e il piccolo ne dà un risalto pazzesco. La colletta, va bene, quanto può costare un fanalino di una macchina? E allora io dico dall'altra parte, guardiamo il business, allora il business vuol dire che sono 35 euro al giorno per 30 persone, sono 1000 euro al giorno e il Fanalini se ne prende 10 al giorno, il parroco. Quindi non c'è questione di vandalismo, di colletta. Sì, se è nato di vandalismo ovviamente è deprecabile e condannabile, ma non siamo sicuri e il parroco non è sicuro. È un parroco che viene messo lì all'ultimo momento in una comunità e il primo atto che fa è quello di accusare la comunità stessa di atti di vandalismo? Questa è una cosa che è veramente assolutamente deprecabile e condannabile. E su questo contesto tutti coloro i quali hanno preso posizione, il piccolo, le istituzioni, eccetera, eccetera, e anche il parroco stesso, che non deve permettersi di mettere in cattiva luce la comunità di Aquilina. Un altro telespettatore in attesa, pronto, buongiorno. Pronto? Sì, prego, sì, buongiorno a lei, da tutto Tele4 come sempre all'ospite, io sono Premio Corrado. Buongiorno. Chiamo, diciamo, in doppia veste oggi, cerco di essere molto veloce, sono di Fratelli d'Italia. Allora, intanto condanno il manifesto che gira per il lutto cittadino dalla parte, come ha parlato Marchesis prima, noi triestini, intanto parli per lui, perché sono circa al 3% tre partiti e non sta parlando a nome di Trieste, parla per il 3% che appartiene a lui. Poi, sempre molto velocemente, ho sentito, chiaramente poi questa cosa andrà avanti, vedremo il risvolto, vedremo di chi è colpa, non è colpa, ci saranno fatte delle, credo, interrogazioni anche, ma questo è tutto un altro discorso. Io lo condanno comunque come atto dal mio punto di vista civile, è una cosa schifosa. Punto. Poi vedo dichiarazioni e mi fa molto male, vedo dichiarazioni, qua parlo a livello nazionale, di pseudo prefetti che dicono agli italiani che se non va bene così se ne vadano in Ungheria. Poi sento e vedo anche da trasmissioni dove delle figure politiche, non vorrei dire eresia, per cui parlo di figure politiche, non l'appartenenza del partito, anche se credo di sapere benissimo da che parte penda, va a dire a delle persone anziane in trasmissione che se non ce la fanno a fine mese esiste la possibilità di venderci le case. Signori miei, vogliamo renderci conto che stiamo trasparendo in questo paese tutto quello che è per il sociale nei confronti della nostra povera gente. Chiuso il capitolo, queste sono le persone che parlano qui a Trieste, c'è il prefetto che decide dove, come, perché, quanti numeri delle persone possono arrivare. Cioè bisogna rendersi conto una volta per tutte, a costo di andare a proporre un referendum, di chiedere alla popolazione che ha diritto, che è il cittadino che paga le tasse, che vive sul territorio, anche sul territorio, di sapere quanti, come, perché, dove e eventualmente si possono, tra virgolette, ospitare. Il popolo non ha più
non ha più la capacità di dire la sua opinione, altrimenti viene deriso, tacciato di razzismo e quant'altro. Io personalmente, allenando una squadra di calcio, mi sono fatto in quattro per ottenere le documentazioni necessarie per avere un ragazzo nigeriano, tra l'altro simpaticissimo, bravissimo, educatissimo ragazzo, nella squadra dove io allenavo. Allora, sempre come ha detto giustamente prima Polidori, l'accoglienza va fatta, l'aiuto sociale va fatto, però va fatto a persone che ne hanno il diritto di avere questo e soprattutto hanno tutte le documentazioni, i controlli necessari per entrare in questo paese. La gente oggettivamente non ce n'è più. Chiudo solo il capitolo col sindaco di Muggia, che ieri ha parlato di cose spaziali dal mio punto di vista. Ricordo bene l'immagine fotografata sul piccolo e data anche a voi Tele4 al momento di un servizio vostro della vincita del sindaco, gli abbracci e le strette con l'ex sindaco di prima, che era quello per la fantomatica accoglienza. Allora io dico una cosa: se tutti questi signori per l'accoglienza diffusa a discapito della nostra povera gente che non arriva a fine mese, se li prendi in incarico a casa, come ho detto quella volta in trasmissione Tele4, e se li paghino loro, allora là automaticamente vengono fuori. La mia casa è piccola, anche a Roma parlavo, la mia casa è piccola, no, qua su e giù. Allora è facile fare i figli, un detto in triestino, con il fondo schiena degli altri. E per quanto riguarda la signora Dalbona, mi scusi se oggi mi sono dilungato, visto che parlava poi di mia madre, perché mia madre è la signora che ha chiamato, questa signora qua probabilmente ad Dalbona, se non lo sa, glielo ricordo io, visto che qualcosa di storia ne ho mangiato, c'era la scuola italiana. E questa signora qua non parla la lingua italiana e manco il dialetto istroveneto, quindi per cui presumo che era sui monti dove stavano i partigiani, che indicavano ai partigiani stessi chi, dove e quando andare ad uccidere, a seconda dei propri comodi, tra cui mio nonno. Ringrazio Tele4, vi saluto, buon lavoro, siete grandi come sempre, e saluto Polidori. Grazie, buona giornata, Corrado Tremo. Ecco, qui in effetti non si tratta di razzismo, mettiamocelo bene in testa, non si tratta di razzismo. Razzismo vuol dire considerare la propria razza al di sopra delle altre, non è che devo fare insegnamenti io, no? Ma sovente la sinistra mette termini ormai a sproposito proprio per generalizzare, per banalizzare e per criticare, per mettere all'angolo gli oppositori che non sono del centrodestra, sono le persone civili, ormai sono le persone civili, perché questa politica scellerata sta mettendo le persone l'una contro l'altra. E non ci rendiamo conto, il prefetto e il PD e il sindaco Marzi non si rendono conto, e neanche Don Paolo, non si rendono conto dove si sta andando. La gente è esasperata. Io come padre di una figlia, la Loretti, non posso nemmeno pensare che venga aperta una struttura come quella. Ed è per questo che stiamo raccogliendo, non l'abbiamo detto prima forse, stiamo raccogliendo, ci sono delle mamme che raccolgono firme per una pressione per evitare che venga aperta la struttura. Io ho aperto un gruppo WhatsApp dove ci sono dentro tutti, perché non ci sono questioni di partiti, c'è questione di buonsenso e di salvaguardia della propria identità, della propria sicurezza e della propria famiglia. Allora, da questo punto di vista, noi vogliamo fare come Abano. Vogliamo fare anche come Ferrara, vogliamo che la gente arrivi in piazza attraverso presidi, manifestazioni, proteste, per far capire a questa gente scellerata e senza testa che questa non è e non deve essere una questione di business, perché così stanno le cose. Perché alla fine un business di 12 milioni di euro all'anno soltanto per Trieste, spartiti tra Caritas e ICS, sono dati oggettivi, va bene, fanno parte del business, non è l'accoglienza. A Trieste abbiamo su 1000 immigrati, tra l'altro censiti, perché ce ne sono tanti altri che non sono censiti e l'abbiamo anche denunciato, ce ne sono 2 di siriani che sono quelli che hanno diritto all'asilo politico. Tutto il resto, come è stato detto prima, sono afghani e pakistani che non vengono da zone di guerra. Non vengono da zone di guerra, mettiamocelo bene in testa. Quindi questa falsa accoglienza è tutta una questione di ipocrisia e noi abbiamo intenzione di scoperchiare tutto, di far venire fuori la rabbia e la dignità della gente.
la dignità della gente, che non è quella che va a spaccare i fantomatici fanalini al parroco che viene all'ultimo momento, che dice accoglienza, accoglienza, per prendersi 1.000 euro al giorno, va bene? Che poi mi deve dire anche all'interno della struttura come pensano di gestirla. Mi risulta che dentro ci sia una cappella che è consacrata. Vogliamo far entrare i clandestini e sconsacrarla? Ce lo dica ai suoi fedeli domenica a messa che cosa ha intenzione di fare. Sconsacriamo la cappella? Ci sono le possibilità di tenerli a bada, di dare loro una custodia 24 ore su 24? Non è possibile. La stessa Adele Pino del Partito Democratico ha detto, che mi ha fatto infuriare in una maniera pazzesca, ha detto in un suo comunicato che in generale i bambini sono protetti. In generale? Cosa vuol dire in generale? Che non sono protetti al 100%? In generale vuol dire all'89, al 92% sono protetti? Ma cara Pino e caro prefetto e caro sindaco Marzi, vi rendete conto se capita un quel 8%, in quel 6% di non sicurezza qualcosa ai nostri figli? Ma voi vi rendete conto dove dovete andare a scappare in giro per il mondo? Il mondo sarà troppo piccolo, scusate se mi sfogo, ma io sto parlando in questo momento da padre, il mondo sarà troppo piccolo per nascondervi se succede qualcosa a mia figlia o a qualcuno dei nostri figli. Come ricorderebbe Umberto Bosazzi, il mondo non basta, è un fine 007. Assolutamente no, assolutamente no. Abbiamo un altro telespettatore, pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, buongiorno. Dunque, io vorrei dire una cosa. Mi sono stufata di sentire che chi non vuole questa invasione è un razzista, eccetera, eccetera. Io appartengo a quei 350.000, solamente 350.000, che sono stati massacrati, particolarmente in questa città, che ci sputavano e dicevano che eravamo fascisti. I compagni, gli stessi, ora vogliono l'immigrazione. Chissà perché sono buoni loro e siamo cattivi noi, perché vogliamo vivere decorosamente, vogliamo andare passeggio per le strade, andare al supermercato senza che ci rubino il carrello. Perché noi, se vogliamo fare beneficenza, la facciamo di nostra volontà, non forzatamente. Questa è una cosa indegna di un paese civile, come dicono che noi siamo incivili. Io sinceramente non me la sento di essere, perché io devo scusarmi e dire, ma guardi, io non sono razzista. Sarebbe ora di dire, io voglio vivere tranquillamente, serenamente, e dopo quelli che sono profughi li accettiamo, quelli che hanno già il posto del lavoro e pagano le tasse, va bene, e gli altri no, ci disturbano, perché anche se sono assistiti dalla Caritas, che c'è un business enorme, e chi non si accorge veramente agli occhi foderati di prosciutto, c'è un business che anche la Caritas, mi dispiace, sta facendo alle nostre spalle. Dunque, se lavorano... Poi, assistiti dalla Caritas, girano la città, girano i supermercati, girano dappertutto col cappello in mano, praticamente si fanno un piccolo stipendietto che non tengono qui, ma mandano a casa. Io vorrei tanto sapere quanto a noi fa piacere. E poi un'ultima cosa, mi raccomando, ricordatevi che gli istriani sono stati aiutati dal piano Marshall e questi non sappiamo da chi... Non sappiamo se l'Europa ci dà o non ci dà i soldi. Tutto qui, la saluto. Non mi scuso, perché io non è che ce l'abbia con tutti quelli che lavorano, quelli che sono veramente profughi, però non possiamo vivere in queste condizioni, perché se no torno di nuovo dove sono nata. La saluto e la ringrazio, buongiorno. Grazie a lei, signora. Allora, tre considerazioni. Una, la prima, da dove arrivano i soldi? Non arrivano soltanto dall'Europa, e comunque sono soldi nostri anche quelli dell'Europa. I soldi arrivano anche da paesi musulmani come Arabia Saudita, Qatar, eccetera. Sono stati già denunciati da autorevoli persone che dicono che sono finanziati, questi viaggi sono finanziati, e non potrebbe essere altrimenti, perché un viaggio che costa 5-6 mila euro o 4 mila euro che siano, sono improponibili nei confronti di queste persone che hanno un reddito che può essere di 30 dollari al mese. E quindi sappiamo
E quindi ci diamo anche la risposta sul perché ci sono questi flussi. Ha fatto bene la signora a dire, come quella volta ci dicevano fascisti, così oggi dicono razzisti, populisti e quant'altro. Questo è il gioco della sinistra, che evidentemente va molto all'indietro nel corso del tempo, per definire in maniera sicuramente sbagliata una popolazione che poi alla fine può essere quella degli istriani, può essere oggi quella di coloro i quali vogliono salvaguardare le proprie famiglie, la propria identità e vogliono vivere in sicurezza. Allora dire che queste persone sono razzisti è da criminali, come una volta era da criminale definire fascisti tutti gli esuli istriani. Terzo punto, vorrei dire che dal punto di vista del business c'è una cosa che mi è stata detta da una mamma che porta il proprio figlio a catechismo proprio là nella parrocchia dove in questo momento c'è il famoso Don Paolo. Bene, dal punto di vista economico possiamo anche dire, poi ognuno anche qui concluda, che a fronte della critica di qualche genitore che ha detto beh, ma se sarà così noi non porteremo più i figli a catechismo, dall'altra parte il parroco ha fatto spallucce. Cosa volete che vi dica? Tanto dall'altra parte, questo lo dico io, dall'altra parte loro mi portano soldi, i bambini che fanno catechismo non me ne portano altrettanti, no? Questo l'ho concluso io, ma potete anche concluderlo voi. Abbiamo un altro telespettatore, pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buona giornata. Prego. Niente, buongiorno. Io logicamente sto seguendo il caso di Equilinia, no? E do nettamente ragione ai vostri ospiti, signor Polidori, no? Però io credo che una situazione così dove ci dice non è giusto verso, cioè, diventare razzisti verso 200 persone che girano verso niente, non so se sono indiani, pakistani, iraniani, quello che si vuole. Però io faccio degli esempi e le faccio proprio al signor Polidori. Se lei un domani la figlia viene toccata con le mani, ecco, facciamo così per non entrare non posso neanche pensarlo. Dico, lei diventa razzista o no? Io vivo in una zona dove praticamente alla sera non si può più muovere, ok? Parlo in generale, parlo della zona di Largo Barriera vecchia, ok? Allora, se lei viene alla sera alle 10, non meno 10, poi lo fa già buio, lei trova in queste strade, no, adiacenti alla piazza Garibaldi, va bene? Ci sono persone che aspettano l'orario di qualcuno che arriva ad aprire il portone e salgono in 5, 6, 7 alla volta negli appartamenti, diciamo, attigui alle case che sono attigue alla zona dove io anche sono residente. Prima di tutto, voglio capire come mai, no? Allora, uno può, diciamo, non può camminare per la propria città a una certa ora, non può essere accompagnato assieme alla sua donna, fidanzata che sia, no? Una donna, una studente non può muoversi, perché? Perché queste persone qua ti incutono paura. Se poi vorrei vedere chiunque fa una passeggiata, va bene? O aspetta la ragazza che ritorna, la moglie che ritorna a casa del lavoro, facciamo così, la moglie che ritorna a casa del lavoro, questa subisce una violenza, va bene? Allora, non mi dirà che dobbiamo essere buonisti e non pensare che non si può diventare razzisti. Perché se io sono un nato triste e ho una persona cara che viene affrontata da persone a me sconosciute e anche a voi politici, va bene? Certo. Si diventa razzisti per forza. Perché? Perché nessuno ci tutela, né prima né dopo. Perché se io ho una reazione verso questa persona che vuole delinquere, che vuole fare del male a persone a me care, no? Quando ancora in disgrazia. Allora, certo. Io purtroppo, lo dico purtroppo, non ero mai razzista. Adesso lo divento. Ditemi quello che volete, perché è una cosa indecente. Io sono a Trieste, va bene? E vedo una Trieste che non è più Trieste. Io mi trovo davanti, quando passo anche per la città, gente che non si sa chi è. Allora, il discorso poi mi rilascio al discorso di Equilinia. Giustamente il signor Polidori è una cosa vergognosa, ok? Perché si sa, e abbiamo già parlato, avete già parlato voi. Però queste persone, dove le volete mettere? Dove le volete mettere? Allora si parlava di mettere queste persone qui nella caserma di Ecumano. No, cosa infatti, che non si è verificata, no, mi sembra. Certo, capito. Sì, avete cercato mille e mille posti dove metterli. Allora, a questo punto, signori miei,
il signor Alfano, e parlo del signor Alfano, va bene, dovrebbe fare, mettere la mano sul petto, va bene, dire io non posso più far sbarcare in Italia nessun tipo di persone, che siano africane, cigalesi, quello che volete, perché ci rimette lo Stato italiano. C'è chi ci guadagna, ma c'è anche chi ci perde. Certo. Perché la violenza comunque viene attuata da queste persone che non si sa, che sanno di non avere un pezzo di carta in mano, sono irriconoscibili e fanno i loro porci comodi a discapito della gente triestina e quindi anche italiana, giusto? Certo. Allora, io vorrei cercare di capire come mai tutti questi partiti politici allora non si mettono assieme su un tavolo serio e a loro stessi a fare qualcosa contro Alfano, perché c'era Alfano, no? Gli andava bene di stare vicino 5-6 anni fa a Berlusconi. Quando ha preso la carica del ministro della giustizia, ha fatto i porci comodi. Se ne frega, non ha la realtà in mano di quello che sta succedendo. Certo. Allora io spero vivamente, non solo per Trieste, dove vivo, o per Muta, che è presidente a Trieste, per l'amore del cielo, io anche amici musiasani, va bene, però il discorso che io faccio, se a livello politico non si prendono delle misure, laddove questi sbarcano, va bene, lì è da lì che si devono fermare certi imbarchi verso Trieste. Poi, il discorso è qui, giustamente, purtroppo anche la Chiesa, va bene, io sono cattolico, la Chiesa ha già dato in passato degli esempi negativi, quindi non possiamo aspettarci che questo parroco sia dalla parte vostra. Il parroco purtroppo fa i suoi interessi anche lui. Ecco, io vi ringrazio e vi do una buona giornata, grazie. Grazie, ecco, grazie, certo. Buona giornata a lei, sono le 10, consueto stacco pubblicitario, a tra poco. Eccoci nuovamente in studio, sempre in compagnia di Paolo Polidori. L'ultimo telespettatore ha fatto un lungo escurso dal quale so sì. Che volevi replicare. Sì, brevemente. Ecco, non cadiamo ancora nel tranello di dire siamo razzisti e divento razzista, perché non è quello. Io voglio giustizia e se giustizia lo Stato non me la garantisce, anzi mi crea delle situazioni in cui il pericolo per me e per i propri figli è ancora più grande di prima, allora la giustizia il cittadino se la cerca da sé. Non è questione di razzismo, perché anche queste persone sono indotte a venire qua perché gli danno da mangiare, da bere, da dormire, gli danno il telefonino, il biglietto dell'autobus, l'albergo a 3 stelle con servizio in camera ancora un po'. E questo, ma non è razzismo, ci stanno mettendo gli uni contro gli altri. Quindi se il signore mi viene a dire, ma se dovesse succedere a mia figlia, ma io divento una belva. Io per difendere mia figlia sono disposto a tutto, questo lo sto dicendo come padre e non come politico. E allora da questo punto di vista lo Stato è l'unico, diciamo, con Alfano e col prefetto e con la sindaco Marzi eccetera eccetera, sono le persone, le istituzioni alle quali il cittadino non più si deve rivolgere, ma deve protestare, deve far sentire la propria voce anche attraverso manifestazioni in piazza, attraverso quello che stanno facendo in altre città d'Italia, dove si sta dimostrando che la forza della gente e l'unità della gente in questo caso fa ottenere dei risultati. Il fatto che Alfano faccia venire, lì vorrei chiarire una cosa, non è che non va bene per noi, per me, parlo per me, per la Lega, che ci siano delle persone da qui linea e spostiamo dall'altra parte. Non ci devono essere proprio, perché ripeto, chi ha diritto all'asilo politico, che sono il 7% o anche meno degli immigrati, dei migranti, io li chiamo sempre clandestini, ha diritto all'asilo politico, gli altri non devono nemmeno partire, ma questo governo evidentemente sta facendo un altro tipo di politica. Mi taccio perché c'è un'altra telefonata. Sì, infatti, pronto, buongiorno. Pronto? Sì. Prego, buongiorno, dica. Buongiorno. Buongiorno. Allora, mi sono d'accordo con il signor Polidori riguardo i profughi. Adesso romperemo una piccola lancia sulla ferriera, visto che da ragazzo ho studiato tanta meteorologia, non che vuol essere tanto simoni o sedicenti signori della ferriera, i quali tutte le sere, niente meno che ieri sera, era bassa pressione, qua sola mi abito in via D'Asiano, guardavo il Molo Settimo, nemmeno le gru del Porta Contagno non si vedeva. La cappa che provocava quei signori sedicenti ogni sera in mola quei fumogeni, che io dico mi non va a finire solo in piazzale dei Rosmini, quando vede Sirocco e Levante, li porta giù, gli eulesi che sia sempre bora e che li porti ai signori, ai sindaci
muia, perché allora mi difendi sta roba, perché mi cos'è la mesotelioma polmonare? Una che devo navigare, perciò amo la natura, amo il mare, e la meteorologia è un mio lavoro, perciò non mi avvolge testimoni per sapere dove che vai fumi, in infetta era tutti, non solo qua in via Dagliano della scuola, che è in via Svevo, e in via in Piazzale Rosmini, mi ne vado avanti perché purtroppo mi commuovo, perché la meteorologia non ve l'auguro a nessuno. Solo qui fa i furbi, durante i giorni angeli, e la notte mola, anche a sabato, mi vuoi incontrare Everest, e che ho detto, ma guarda, ora cosa nasce, in invelena, e dopo non vado avanti, perché c'è già il tasso che lotta, di servola. Grazie. Grazie, grazie a lei, buona giornata. Sì, grazie. Beh, questo è un altro dei temi scottanti, quello delle ferie di Servola, sui quali stiamo facendo veramente di tutto, il sindaco di Piazza comunque si sta occupando personalmente della questione. E si vede, ogni cittadino vede che la situazione sta andando avanti in maniera grave con danno alla salute dei cittadini. Da questo punto di vista mi sento solo di dire che forse sarebbe da riconsiderare l'accordo di programma e quindi rimettersi a un tavolo e a ridefinire quelle che sono le questioni da stabilire per quanto riguarda le ferriere. C'è un'altra telefonata, di sì, ma fratto, c'è anche la polemica adesso dei sindacati, no? Che la FIOM si dissocia dall'incontro che invece le altre due organizzazioni, la FIMS e la UILM, hanno avuto con gli ambientalisti, però la CGL dice, sì. La FIOM dice sì, incontrano gli ambientalisti, però in realtà poi sono supini di fronte alle decisioni dell'azienda. Questo sarebbe anche un, certo, tema, ma abbiamo un telespettatore in attesa e comunque abbiamo ancora poco più di 20 minuti, per cui dobbiamo un attimino restringere la platea di argomenti che andiamo a trattare. Quindi pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Buongiorno. Sono Anna da Officina. Sì. La vostra spina nel fianco. Dica. E abbassi la TV. No, subito. Grazie. Vi vedo e non mi sento. Bene. Signori, allora, parlate tanto dell'accoglienza di tutti questi che arrivano dall'Africa. Noi profughi ci avete messo, per rimanere italiani, nei campi profughi e non ci siamo mai sentiti ghettizzati, anche se avete fatto di tutto per farci sentire tali. Come mai questi si ribellano? Vivono sulle nostre tasse che paghiamo noi, fanno quello che vogliono, me ne troverò qualcuno anche nel letto fra un poco. Non ci vuole molto. Allora non è questione di razzismo, è questione di coerenza e essere fronte. Il prefetto accoglie tutti bene, se li porta a casa lui, e non li sbologna a nessuno. Mandi a Duce. Arrivederci, buongiorno. Arrivederci, buongiorno. Ecco, la signora chiama da Opicina, prendo spunto per dire, come un'altra telefonata prima, non c'è una zona dove i cittadini sentono che ormai la situazione è cambiata per via della presenza incontrastata al di fuori, tante volte al di fuori della legge, perché si sa benissimo che ovviamente non si può dire, perché dopo Don Paolo mi viene a dire ma tu non puoi generalizzare che migrante o clandestino vuol dire spacciatore, però è vero che ne stanno prendendo tanti di spacciatori. E allora cosa mi rispondono i cari signori ben pensanti della politica, del politicamente corretto, sul fatto che il tasso di criminalità del migrante che viene ospitato qui è molto ma molto più elevato del tasso di criminalità della popolazione locale? Lo devono subire i cittadini questo? Ma non si può dire che lo spacciatore è l'extracomunitario, non si può dire, perché è politicamente scorretto. Si può dire invece che l'abitante di Aquilinia va a rompere lo specchietto, il fanalino al parroco perché non vuole i migranti, questo sì. Ma ci sono vari rioni e varie zone della città. Io ricordo Piccina adesso, ma c'è anche una situazione a Santa Croce dove mi dicono che ci sono delle situazioni di estremo disagio per quanto riguarda i cittadini e soprattutto le ragazze che vengono importunate.
da parte di questi personaggi. E mi si è detto prima Largo Barriera, conosciamo perfettamente, chi vive a Trieste, no? Lo sa perfettamente quali sono queste zone. E quindi dobbiamo continuare a dirci che non siamo razzisti, ma sappiamo, anzi sappiamo noi che andiamo sul web, perché il piccolo non lo dice, i telegiornali di Stato non lo dicono, che ci sono tantissime manifestazioni da parte di questi migranti che sono ospiti da noi e che protestano perché non hanno il cibo buono, perché non hanno un buon wifi, e dicono, vi girerò anche i filmati perché bisogna diffondere queste cose, che i carabinieri sono mafiosi, che gli italiani sono razzisti e protestano in piazza e si mettono a fare i sit-in e aggrediscono le persone. Allora questi personaggi vanno spediti a casa a calci nel sedere da subito, perché ripeto, il diritto all'accoglienza deve essere garantito, ma soltanto per quelli che ne hanno veramente bisogno. Non possiamo più farci carico di tutti, e questo lo deve capire il prefetto, il sindaco Marzi e Alfano e tutta la banda che ci sta intorno. Abbiamo ancora un telespettatore, pronto, buongiorno. Buongiorno Enrico, buongiorno al suo ospite Andrea. Buongiorno. Buondì Andrea. Volevo rivolgere delle domande cortesemente al signor Paolo Polidori. Premetto che non sono un elettore di centrodestra e sottolineo con forza, tanto più non sono un elettore del Partito Democratico, però rispetto alla sua presenza all'ultima puntata di Ring, in cui lei ha chiesto con veemenza qual è il significato della parola pedofilia e ha usato con veemenza la parola ipocrisia, le chiedo cortesemente di dirmi, secondo lei, signor Polidori, cosa significa ipocrisia. Le faccio due esempi per quanto riguarda questa domanda che l'ho appena fatto. Se secondo lei la sera del Consiglio Comunale in cui c'è stata la rissa, se tra il pubblico ci sono state anche persone che hanno manifestato civilmente, e questo è il mio primo esempio. Il secondo esempio, le do un'informazione, se non so se lei lo sa, lo scorso 10 ottobre c'è stata la giornata mondiale dell'obesità, che ha dimostrato tramite il Ministero della Salute italiano che noi abbiamo in Italia 6 milioni di persone obese, e soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, nella fascia prenatale e 35-40, la quota di persone, di bambini, di ragazzi obesi sta aumentando in maniera assolutamente vorticosa ed esponenziale. Per cui le chiedo, con tutto il rispetto per la sua professione fuori dal Consiglio Comunale, di esprimere un'opinione chiara rispetto a questo problema, che potrebbe essere anche compatibile al suo lavoro. Certo. Per cui, ritornando alla prima domanda, le chiedo cosa significa per lei la parola ipocrisia. Arrivederci e buon lavoro. Anche la fascia dei 53 anni, comunque. Anche la fascia dei 53 anni. Beh, ipocrisia è, in un termine sintetico, menzogna, cioè far vedere una cosa mentre si vuole dire un'altra. Ipocrisia è quando si vuole far vedere una realtà distorta da quello che è. È qualcosa che va al di sopra di quella che è l'ironia. L'ipocrisia è proprio, se vogliamo, la menzogna finalizzata a far vedere ciò che non è. Dal punto di vista, ringrazio per le due domande che sono interessanti, dico sinteticamente perché vedo c'è un'altra telefonata. Io stesso all'interno del Consiglio Comunale, nel momento in cui c'è stata la zuffa tra energumeni che non volevano, che sono venuti lì ovviamente soltanto per fare casino e per menare le mani, lì ho fatto la differenza, c'erano persone civili che venivano ad ascoltare, che per quanto riguarda lo striscione di Regeni parliamo, e sulle quali ho detto non mischiatevi con loro perché voi siete diversi. C'era qualcuno, qualche ragazza che con un cartello voleva oscurare le scene assolutamente deprimenti di questi personaggi, di questi criminali che si azzuffavano, che menavano la polizia urbana, la polizia locale. Ma io dicevo a loro, non mescolatevi con loro, non assecondate la loro protesta, perché voi siete diversi. E penso di aver specificato bene, no, quelle che sono i distinguo, come bisogna fare. Poi alla fine ovviamente sembrava che la rissa fosse tra consiglieri comunali, perché ovviamente il piccolo fa vedere tutto altro di quello che c'è. Dal punto di vista dell'obesità dico solo che per quanto riguarda il mio lavoro, io ho un'azienda di distributori automatici e io dico che è un'opportunità il fatto di
parliamo delle scuole, dove si può indirizzare lo studente a un certo tipo di alimentazione. Allora, dove hanno tolto i distributori automatici, per esempio in Francia, si sono resi conto che subito dopo venivano i carretti con le frittelle gocciolanti di olio fuori dalle scuole, per cui facevano ancora peggio rispetto a quello che volevano, al danno che volevano evitare. Per cui io dico che avere una sana concezione della distribuzione automatica, dove si dice allo studente: sì, non puoi mangiarti la mela e l'arancia e quello, perché sennò devi mettere un antidepressivo, anche perché questi poveracci hanno comunque devono mangiare la cioccolata o le patatine ogni tanto, ma possono essere indirizzati proprio grazie a distributori automatici con determinati prodotti, che possono essere biologici, che possono essere con la frutta, con omega grassi, eccetera, eccetera. Quindi andare a criminalizzare la distribuzione automatica come quelli che vendono le merendine grasse è una cosa fuori dal tempo. Bisogna anche qui rendersi conto che si può creare un'opportunità, come la sto facendo anche in certe scuole, dove mi è stato chiesto di mettere certi prodotti e non altri. È assolutamente corretto. Ecco, se lo fai nella macchinetta che è qui a piano terra, non vieni più a svegliare il resto. Guarda che dopo pensano male. No, sì. Abbiamo un altro telespettatore. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno, sono Daniela. Prego. Buongiorno. Allora, volevo mettere in guardia indecisi sul voltafaccia da Renzi riguardo gli ospiti senza invito. Stai attenti a non credere, perché sicuramente cerca di intortare tutti e ciappar consensi. Altro punto, mio marito è in polizia da 30 anni. Sapete che discorsi che fanno ultimamente? Chiedere asilo politico in Canada o in Australia, dove c'è ordine e disciplina come ne piace a noi, con la motivazione di non sentirsi più tutelati né dal lato sanitario né dal lato sicurezza. Se non cambia, fra poco qua sarà tutto un ribalton. Che par giusto che noi italiani siamo costretti a fare questi discorsi. È ancora peggio sentirli da un poliziotto, perché Lori, che è più dentro nella questione, è con le mani legate e ti tocca ogni giorno con mano la situazione. Avanti così, Polidori. Grazie. Grazie. Buongiorno. Ecco, Boris, allora prendo spunto da questa parte per quanto riguarda le forze dell'ordine, che sono in una situazione veramente difficile, difficilissima, perché da una parte si vedono costretti ad ottemperare al loro dovere, mettendo a rischio anche le proprie vite talvolta, per vedersi poi che cosa, no? Acciuffano il criminale e la mattina dopo se lo vedono liberato dal giudice di turno, c'è qualcosa che non funziona. Allora bisogna proteggere i cittadini, ma anche attraverso la possibilità da parte delle forze dell'ordine di espletare il loro servizio nel migliore dei modi, nella tutela del cittadino, ma anche nella tutela di loro stessi. Questa è una cosa assolutamente triste, il fatto che si debba pensare, cioè che il poliziotto sia costretto a pensare che forse il suo lavoro qui non è utile, o non si sente soddisfatto, non si sente completo nella sua missione. Questo è assolutamente triste da doverlo ammettere. Ancora un telespettatore, credo che sarà l'ultima telefonata che riusciremo a sentire, perché sono già le 10:22. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno. Prego, signora. Buongiorno. Sì, intanto complimenti a voi e alla vostra trasmissione, che è fantastica. Poi volevo dire questo, che mi non ero razzista, però sono diventata, perché non trovo giusto che camminando per Trieste alla mattina tre negri calandroni, come che si dice in Trieste, di mega bloccato, uno a destra, uno a sinistra, 11:30 di mattina, e non ero vestita né sconciamente né niente, sono una signora di una certa età, perciò mi sono liberata dandomi un gomitata a destra, un'altra gomitata a sinistra e ho alzato la gamba e ha capito. Boh. Pazzesco. Sì. Perciò pazzesco. Non trovo giusto che i visi che Trieste dei razzisti questo e quest'altro. Non è vero, si diventa razzisti, perché non è una volta sola che mi ha bloccato. I vuole il caffè, i vuole vendere quei braccialettini, quei strafanici, che noi non avevamo bisogno di quella roba là. Perciò mandeli via tutti quanti, non è possibile che Trieste, che avevamo compagna genia. Grazie. Va bene, grazie signora, buona giornata. Beh, allora da questo punto di vista ritorno a dire, non è questione di razzismo, perché razzismo è un'altra cosa. Togliamo questo termine dal vocabolario della sinistra nei nostri confronti. Perché non siamo razzisti, noi vogliamo la sicurezza. La signora aveva un problema di sicurezza,
Allora, io tra l'altro vi consiglio di chiamare immediatamente o la polizia o i carabinieri o anche la polizia locale, perché queste situazioni devono essere anche risolte con l'aiuto dei cittadini. Questi energumeni non possono continuare a fare un campo di battaglia in zone come il Viale, come tutte le zone centrali, adesso si spostano anche su zone periferiche. È assolutamente indegno di un paese civile. Quindi, signora, io la esorto caldamente in questi casi a chiamare immediatamente la polizia locale, perché in questi casi bisogna soltanto far vedere a questa gente che, voglio dire, è anche gente, bisogna dirlo, che ha un altro tipo di cultura. Non si mettono valori sopra e sotto, ma hanno una cultura, una concezione del valore della vita, del valore della famiglia, del rispetto del prossimo, che sono completamente all'opposto dalla nostra cultura. Non si dice che la nostra è migliore, ma sono all'opposto della nostra cultura. E allora il disprezzo verso la donna, che dovrebbe essere le donne della sinistra le prime a dire no, vogliamo essere garantite, vogliamo critichiamo questa cultura da parte dello straniero, in questo caso, che hanno, ripeto, una concezione all'opposto della nostra. Ma non è razzismo, è assolutamente il diritto e la ricerca della sicurezza in casa propria. Allora, ascoltiamo l'ultimissima telefonata, poi pubblicità e poi ci congediamo. Pronto, buongiorno. Ah, buongiorno, io telefonavo per un altro motivo, però voglio approfittare che c'è il signor velocissima Polidori, signora, velocissima, 30 secondi. Sì, solo per una cosa, semplicemente io ero dalla parte vostra. Se non vi rendete conto che quello che fa il signor Tujak porta acqua al mulino del PD, solo questo, fermatelo per cortesia, perché non fatelo andare avanti, è solo qua, oggi mi fermo qua, chiamo domani per quel che volevo. D'accordo. Grazie, buongiorno. Grazie signora, buona giornata. Sì, per quanto riguarda Fabio, io posso dire che lui è un puro, però non si è forse reso conto ancora che ha una responsabilità politica, è stato sì eletto dai cittadini, è votato perché ha queste idee, che le esprime in un modo forse non consono al suo ruolo. Se fosse un cittadino qualsiasi, come si sentono tante telefonate, sì, ma io sono razzista, ma i negri, ma io li ammazzerei, ma io no, sarebbe un altro discorso. Cioè, questo è la voce del popolo. Lui sì è un portavoce del popolo da questo punto di vista, ma deve ancora capire che deve stare entro certi limiti. Le idee possono essere espresse in tanti modi. Se io dico i poteri forti, si sa a cosa ci si riferisce. Se io dico che essere pedofilo per una persona di 54 anni che si porta a letto una bambina di 9, lo posso dire facendo capire quello che voglio dire. Mi spiego? Allora, da questo punto di vista, Fabio, ripeto, è un puro, ma bisogna comunque limitarlo, perché proprio in virtù del suo ruolo istituzionale che sta avendo in questo momento. Un minuto di pubblicità, torniamo subito con voi. Cambiare i vostri occhiali da vista risparmiando? Oggi si può! Magazzini Ottici, in Largo Riborgo 2 a Trieste e nel centro commerciale Torri d'Europa, vi aspettano con lo sconto del 50% su tutte le lenti da vista, occhiali eseguiti in un'ora e test visivi gratuiti. Inoltre, un'altra incredibile offerta. La coppia di lenti progressive a 125 euro, con montatura in omaggio. Oggi, la qualità al prezzo più basso. Magazzini Ottici, Largo Riborgo 2 a Trieste e nel centro commerciale Torri d'Europa. Quello che vedete è un asino. E sapete perché è un vero somaro? Perché non sa fare i conti. Meno male che ci pensa Fiat a farli. Solo fino al 31 ottobre, Panda è tua con 5 porte e clima a 8.950 euro. E aggiungendo il finanziamento meno 1.000, sottrai 1.000 euro dal prezzo. Capito tutto? Bene, quindi la domanda è: chi è l'asino tra noi due? Tua sorella. Anche sabato e domenica. Sottraete, gente, sottraete. Un genio! De Bona Motors, presente a Trieste e Gorizia. Eccoci nuovamente in diretta, sempre in compagnia di Paolo Polidori, ancora per esattamente 2 minuti e mezzo. C'è un telespettatore, proprio Flash Gordon. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, mi scusi, io avrei piacere di sapere se è vero che saranno messi dei profughi ad Aquilina vicino a una scuola. Grazie mille. Prego, buongiorno. Saranno messi una trentina di profughi, dei quali si dice prima qualche giorno, poi qualche settimana, adesso un mese e mezzo, e quindi queste cose sono, ecco l'ipocrisia di prima, si dice una cosa volendo avere un altro obiettivo, a tempo indeterminato. Sono attaccati a una scuola elementare, quindi bambini dai 6 agli 11 anni, sono attaccati a un palazzetto dello sport dove ci sono ragazze no, che fanno corsi di pallavolo e di altri sport, per cui questa è la situazione incredibile alla quale dobbiamo, sulla quale dobbiamo batterci per affrontare il discorso, affrontare l'argomento nei confronti di chi in questo momento ci sta calpestando la nostra dignità, sta calpestando le nostre teste e i nostri diritti, che è il signor prefetto, lo si sappia chi è, quello che decide sulle nostre teste. Da questo punto di vista raccolgo ancora gli ultimi secondi per dire: stiamo raccogliendo le firme nei vari posti tra bar, pizzerie di Aquilinia per far fronte, per contrastare queste scellerate decisioni. Stiamo raccogliendo gente attraverso un gruppo di WhatsApp, chi vuole può contattarmi anche magari su Facebook, su Messenger, per essere messo nel gruppo, perché la lotta si fa tra cittadini contro queste istituzioni scellerate. La lotta si fa soltanto se si è in tanti, bisogna scendere in piazza, bisogna partecipare direttamente. Quindi questo è l'ultimo appello, l'ho raccolto proprio alla fine, mi sono permesso di ripeterlo fino all'ultimo. È assolutamente fondamentale creare una massa critica di persone, cioè tante persone che possono affrontare fronte a fronte chi vuole usurpare le nostre libertà. È stata un'operazione fatta con estremo successo ad Abano, dove su una popolazione di 18.000 persone ci sono addirittura 4.000 persone che sono in presidio permanente, che hanno raccolto le firme, quindi su una popolazione di forse anche meno di 18.000, quindi siamo paragonabili alla popolazione di Muggia con 13.000, se arriviamo a qualche migliaio di firme sicuramente possiamo dire la nostra. Bene, grazie allora Paolo Polidori per essere stato con noi, grazie come sempre a voi che avete telefonato e ci avete seguito numerosissimi. Grazie a tutti. Grazie. Appuntamenti principali di Tele4, come sempre 13.20, 19.30 al telegiornale, alle 18 Trieste in diretta. Grazie a tutti e buona giornata. Buongiorno, arrivederci.